Buongiorno, spero che mi sentiate come si deve, spero che l'audio del mio microfono ci sia. Benvenuti, bentornati su la Kaizo Ironmon. Adesso sto cercando di zoomare la fotocamera di Pokémon Smeraldo. Allora, adesso mi darete un attimo, perché oltre a dover spammare la stream, io devo anche aprire la cabina di regia. Prima cosa, seconda cosa, non è che mi sia svegliato prestissimo, sono in orario per miracolo, ma non è che siano andate benissimo le cose stamattina. Tra l'altro, poi alle 19 esce il mio video, da qui questo video poi, cioè, che verrà poi raidato da questa live, quindi voi vedrete il video a partire da qua, ma non starò con voi in Premiere. Voi guardate la Premiere, ma io non starò in Premiere perché devo registrare gli shorts, devo fare delle cose. Quindi vi lascio la Premiere, vi saluto, magari sto all'intro e poi vado a fare altra roba. Ora devo prendere la cabina di regia, non so se Xona c'è, in realtà. Non so se Xona c'è. E io adesso, raga, però voglio fare una cosa. Scegliete un preferito da togliere. Ditemi che preferito non volete. Quando durerà il video? Una ventina di minuti. No, a parte Kindra. Blissey o Snorlax? Snorlax impara tante mosse, Blissey impara meno. Leviamo Blissey. Allora, questa è una scelta di cuore. Però... però ogni giorno amo di più questo Pokémon e sembra impossibile, quindi... mo si ragiona. Mi dispiace, è il mio starter preferito. Non mi fa piangere non poter vincere con lui. Io voglio vincere la Kaizo con lui, se posso. Quindi mi spiace, Meganium tra i preferiti. È comunque un buon Pokémon. Storiella su Instagram e poi iniziamo, ragazzi, eh? Che abbiamo solo 4 ore spaccate, non possiamo fare altro. Signori, live ora su YouTube con la Kaizo Ironmon di Pokémon Smeraldo. Sì, non abbiamo una run, vi aspetto. Bene, grazie. Mettiamo Meganium, tanto vaffanculo, i preferiti non esistono e fanno tutti vomitare. Avessi fatto una run con un Pokémon... fossi arrivato alla Lega una volta con un preferito, ma una, eh. Ma una run avessi fatto con il Pokémon preferito. Non ti dico 2, 3, 4, 5, una. Mai visto. Impossibile essere visto per lui. Allora, aspettate che faccio la storia. Tra l'altro poi vi aspetto domani sera. Domani sera? No, domani alle 15 secondo me. Con... le ultime 25 run della Pill, dove dobbiamo trovare una run, altrimenti abbiamo perso il torneo. Ieri è stato un disastro, abbiamo avuto una sfiga allucinante con i Brock. Molta fortuna a cercare delle run, ma davvero tanta sfortuna da Brock. Ci stava parte del gioco, abbiamo risparmiato 25 run. In 25 run dovremo pescare una barra due leghe. È difficile, però è già successo, può risuccedere. Dobbiamo avere fortuna. Poco da fare, ma ci giochiamo la vittoria del torneo e se non la vittoria, perché adesso non so come gli altri stiano andando, anche solo un podio sarebbe un'ottima cosa. Kaizo Ironmon Smeraldo in live.
Quindi siateci domani. E vi annuncio anche questa cosa qua. Ve l'annuncio in live, poi farò anche dei post. Purtroppo non ho fatto in tempo, oggi mi sono scordato. Ma piglio la mia agendina e io vi dico che sabato, vi do degli orari che poi mi farò confermare, ma dovrebbero essere corretti. Io sabato su Twitch alle 16/16:30, ma vi direi 16:30, se non sbaglio ho chiesto 16:30. Posto che magari attacchiamo prima con la Pils, abbiamo delle run, cazzi e mazzi. Parteciperò su Twitch a un torneo di beneficenza di Mario Kart, ore 16, sabato. Se poi mi qualifico, ho le finali domenica alle 15:30 e alle 17 sono sul canale di Pokémon Millennium, perché il torneo è ostato da Pokémon Millennium. Quindi parteciperò a questo evento di beneficenza di cui vi darò più dettagli. Torneo di Mario Kart per la sclerosi multipla, per un'associazione di cui adesso mi sfugge onestamente il nome. È un torneo a cui credo possiate partecipare anche voi, ma non sono molto informato sulla partecipazione degli altri. Nel caso seguite Pokémon Millennium su Instagram, sul loro sito e quant'altro. Io su Mario Kart mi difendo bene, non gioco da moltissimo, non ho giocato i nuovi circuiti, quindi se domani riesco a trovare del tempo per giocarlo, bene. Altrimenti, raga, pace, vado lì, faccio la mia figura barbina. Nel caso non mi qualifico per le finali, e pace. Mi presenterò come il giocatore di calcio che partecipa alla partita del cuore, sovrappeso e poco allenato. Detto questo, io vi ricordo, prima di iniziare, di iscrivervi al canale. Se non siete iscritti, raggiungiamo gli 89.000 iscritti. Grazie, manca pochissimo. Tra live, video di oggi e shorts che arriveranno nei prossimi giorni, devo ritrovare il ritmo con gli shorts perché non posso farne uno al giorno per 5 giorni e poi fare quasi una settimana di vuoto. E dobbiamo raggiungere gli 89.000, i 90.000 e poi è road to 100k. Devono uscire dei video, ma come sapete sto aspettando che si smuovano le cose per lo studio per far uscire video un po' più grossi. E se volete abbonarvi, punto esclamativo abbonamenti. Ho rimosso il sub goal dalla live perché non riesco a impostarlo bene, quindi mi dava fastidio. Magari lo rimetterò, però intanto se volete punto esclamativo abbonamenti, e se volete ci sono anche le super chat per supportare la stream. Sì, io ho detto che inizio, però ho sete e non ho acqua, quindi se mi date una... Caduto il joystick, ha deciso di selezionare ragazza, va bene, questo è il destino. Terra, molto bene, combattenti di terra, di mare ed aria, mi pare di ricordare. Vado a prendere l'acqua, arrivo. Vai, ci siamo. No, Luke, vai tranquillo, so quello che faccio. Stasera su Twitch Emerald Kaizo Hardcore Nuzlocke. Vai! Oh no, la casa è diversa. Oddio, l'orologio rosa, che sta molto più figo di quello blu. Bene. Sinistra, centro o destra? Chat. Chat barra super chat. Dai, il primo lo decidete voi. Ferdinando, grazie per la tier 1 per il quarto mese. Potevi sfruttare l'occasione per dichiarare sinistra, centro, destra. Procedi a scrivere: a me piace la topa. Ringraziamo. Va bene, destra seguendo il discorso di prima. Ci può stare in game. Niente, Miltank. Arcanine. Shift. Begli starter, dai, un Arcanine Bell non ho mai potuto giocare. Se me lo dai. Presidente della Repubblica, buongiorno. Ti dirò, ma non impara mosse. In realtà, non sarebbe nemmeno così malvagio. Ma non impara mosse.
Non sarebbe neanche così malvagio di stats, anzi. Quasi da provarci. No, però è troppo improbabile farcela. Di stats è eccellente questo. Però è troppo. Ha troppo brutte le mosse. Cioè, non ha senso. Gioca di Hyper Fang, vedi che succede. Miss. Potevo boostare il ritorno. Ok, no, non aveva senso. Ah. Che non poteva capitare a me, sto shift. Beh, era infattibile. Mi fai fare. Oh, là, perfetto, reset. Ah, devo tirare fuori il counter dei try, che siamo a 638. Ma io penso tra Rosso Fuoco e Smeraldo di rasentare i 5000 tentativi ormai, eh. Sarò sincero. Oh, dobbiamo pescare una run. Non ce la faccio di nuovo a pescare zero run. Voglio una run e voglio una run da Lega. È impossibile che io non veda una Lega su questo gioco dal 15-18. Cioè, non ha senso. Repel. Tra l'altro, altro shiftry con Eruption dopo quello della pill di ieri che poi non abbiamo trastato. Evidentemente non è andata bene. Centro. Umbreon, dai! Che aborto. Perché sei in fissa con la Kaizo Iron? Per la stessa ragione per cui sono in fissa con tutte le altre challenge, perché voglio vincerla. Quando nella vita si hanno degli obiettivi, anche futili come vincere una challenge dei Pokémon. E perché a me piace, a voi piace, perché non dovrei farlo? Poi in fissa con la Kaizo Iron vuol dire tutto, vuol dire niente. Sono in fissa anche con Emerald Kaizo Hardcore Nuzlocke, se è per questo. Ok, beh, io ti direi che non lo avveleno, ma lo addormento, no? Tante virgolette, ovviamente, si intende. Ok? Vedi quanto facciamo. Deve dormire un bel po', eh? Ora, lui è più veloce, quindi a me conviene spammargli Lovely Kiss adesso. Ovviamente ho perso un sacco di occasioni, ma questa è sfiga. Ok, buono. Vai, ce l'hai, questa roll. Out! GG. Moonlight bannato, minchia che brutto Pokémon. Va bene, questo lo cestiniamo. Peccato per quella special defense. Vai, questo si cestina. Umbreon penso di non averlo mai trastato in realtà. No, 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 è una merda sto Umbreon, ragazzi, non è giocabile, dai. 8 in special defense, muore quasi sicuramente. Solo una mossa, non puoi trastare un Pokémon del genere. Questo non lo trasti neanche alla pill. Figurati in una run in cui non devi fare punti ma devi cercare di vincere. Lo so che non è male come poco. È ok, però non è trastabile. Vai. Se specialata. Ah sì, beh, se specialata che special defense fossero invertiti lo trasto istantaneamente. Spero di beccare delle mosse. Vabbè, certo, però a quel punto parliamo di statistiche da Goldman. Umbreon non mi è mai capitato di riuscire a trastarlo. Magneton Levitate, lui. Oh, quel che è certo è che può andare al bosco. Su questo non ho troppi dubbi. Se qui non ci sono Godmon, provo a fare l'out. Cioè, Godmon di BST, se non ci sono BST buone, io provo subito il bosco. Non sto sincero nemmeno a cercare le percentuali basse di incontri. Tanto questi stanno al 6, quindi già di default convengono poco. Tanto vale che vado verso il bosco, il Pokémon può farlo. Verso che ora stacchi? A sto giro molto preciso, alle 7, perché alle 7 c'è il video su YouTube. Il video su YouTube, vi ricordo, verrete reindirizzati da questa live al video. Quindi rimanete fino alla fine, così poi ci vediamo il video insieme in Premiere. Per la verità io non guarderò tutta la Premiere, sto solo inizialmente. Poi dopo devo andare a registrare la roba, quindi... Sì, ieri abbiamo fatto alla pila, abbiamo trovato Magneton Levitate. Ingiocabile, poi però intanto... Untail. Untail, perché l'ho pronunciato così? Fagli Poison Powder. Blaze Kick, bello. Oh, il danno è ok.
Non sembra esagerato, però ante il Blaze Kick, onestamente, se lo trovo al 5, male non fa. No? Se lo trovo al 5, scusatemi, ho detto al 5, volevo dire al 6. Se lo trovo al 6, male non fa. Ovviamente solo e soltanto al 5. Vai. Boh, Matteo Mori, cringe, verrai bannato. Pensa avere una vita così brutta da dover venire in stream a dire che non ti va di seguirmi. Incredibile. Vai, fuori dal cazzo. Fatti una vita. Vai, Ale. Bene. Salutiamo il nostro amico. Procede a venire in chat dicendo che piuttosto che seguirmi in live si spara volentieri. Verrebbe da dire una cosa, ma non posso dirla perché oggettivamente è esagerato. Vai. Andiamo avanti, per favore. Sei. Niente, 5. Allora, è vero che ho una special defense di merda, però lui è al 5, Blaze Kick mi ha fatto metà vita, non ho brutti HP. Non ha un grande attacco speciale, però è ok. Potrebbe anche essere... cioè, al 6 potrebbe essere 16, 15, una roba del genere. Blaze Kick non è stab, è un 85, ho visto di peggio. Potrebbe non essere così male. Magneton non voglio nemmeno provarci a scoutarlo. Finidle, no che non voglio. Dio merda, che danno. Vediamo. Ale, perfetto. No, no, uno bannato può vederla live, non può scrivere in chat, così almeno non disturba chi vuole godersi un contenuto. Io in primis. Oh, Ante al 6 sarà faticoso trovarlo, però... Però. Vai. Però. Vediamo un po'. Se Dio ce la manda buona. Casual Girl sarebbe interessante. Troppo lenta, lo dirò sempre. Per me sulla quarta generazione sono troppo lente. Magari un giorno, se non c'ho proprio un cazzo da fare, la proviamo. Ma vi assicuro che secondo me ci caghiamo i coglioni. Iper lente. Vedremo. Magari ecco. Magari quando farò il nuovo studio, il nuovo PC. Se sto ancora sulla Casual Iron, in realtà mi auguro di no. Ma per una questione che vorrei vincere sta merda. E la proviamo, così almeno ho il PC che performa di più. Gli emulatori, giusto posso dirlo. Gli emulatori vanno più veloci. Ci sta. Quando è il prossimo riassunto? Per ora non ce n'è uno in ballo, perché non sto finendo challenge. Molto semplice. Non sto finendo challenge, quindi via. Non c'è molto da fare da quel punto di vista. Finché non finisco delle challenge non c'è riassunto. Questo è chiaro, no? Sembra abbastanza ovvio. È per questo che vorrei finirla, così mi sblocco. Però iniziare una challenge e non finirla mi fa, soprattutto quando va molto bene, mi fa rosicare. Oh, sei. Vediamo com'è questo. Ok. Mudshot, Blaze Kick. Mudshot non ha fatto niente. Però la mia difesa è buona. È lento. File out, se riesci, vedi che succede.
Non è che mi convinca molto questo, eh. Allora, Elendum è incredibilmente bulky. Non ha un grande special attack, ma non è nemmeno male. Vedi cosa prende da Tyranitar. Più due special attack, più uno speed. Sludge come mossa, metti la Bossy su Protect. Ma giusto per avere PP. Mi sembra un po' marcio, onestamente. Cioè, alla pill lo trusti 100%. Qui, boh. Non so se... Mi sembra davvero esageratamente lento. Cioè, lui secondo me è davvero in speed e cresce male. A sto punto, cazzo, potevo lasciarla sì, Protect, per scoutare. È stata una grande idea. E c'avete ragione, scusatemi. Il telefono che suona, messaggi di Melidor sul gruppo della pill. Effettivamente avete ragione, non ho pensato a Protect. Stavo pensando a trastarlo. Sì, è stata un po' una trollata. Sì, è un po' troppo lento. Ok. Vabbè, per fortuna non è la pill. No, ho fatto una cazzata sia a togliere Protect. No, beh, sì, ho fatto una cazzata a togliere. In realtà ci stava a provare l'out con lui. Però 14 in speed al 9 è davvero molto poco. Ecco, Vigoroth lo proviamo. No, ok, ha solo mosse bannate, che vergogna. Solo mosse bannate, che vergogna. Lascia perdere. Sono andato blind, ma mi devo ricordare che, cioè, sti cazzi posso rischiare nello scouting, non è la pill. Growlithe, non ho una Firestone, avevo una Leafstone, eh. Fanculo. Vai. Heracross. Ho low kick stab. Psybeam. Danno inesistente, non si fugge. Shockwave, danno inesistente veramente. Minchia. Oh, Freshwater. Super Potion. Cazzo, sulle cure ci siamo, eh? Sì, le mie difese sono buone, però lo special attack suo non esiste. Shockwave era una 120, ragazzi. Potrebbe essere fisico, ma finché... Ma questo è lento. Questo fa cagare. Se la speed sale bene lo trasti. La speed non sale bene, questo è il problema. Abbiamo già visto. Era all'11 tre livelli fa, ha fatto più uno, più uno, più uno. Questo è... Ripeto, è da pill. Pill ci prova. Absol, 465. Ok, posso... Non è colpa mia, però il bosco è infestato da quella roba lì. Quindi se adesso mi riesplode in faccia, devo trastarlo. Cioè, se mi riesplode in faccia non posso più andarmi a curare senza catturare un Pokémon lì, perché è abusing. A sto punto ti direi che appena trovo Heracross all'8 lo piglio. Sì. Low kick triata, che è una buona combo, tutto sommato. Sembra essere molto veloce. Low kick triata. È ok. Poi c'è anche due mosse speciali, ma come vedete, cioè,
fa molto di più con low kick e triata che con shockwave, quindi è abbastanza chiaro che sia fisico. Noi abbiamo buone difese, magari non è male. Il problema è che i Pokémon fisici, soprattutto quando hanno le per 4, sono sempre più problematici. Mamma mia. Super Fang, Mirror Move. Sì, esatto, secondo me siamo su quell'onda lì. Cioè, su quell'onda lì. L'attacco fisico è ok, mezzo trastabile, ma l'attacco speciale non esiste. Però sai, Triattack, Low Kick, tutto sommato. Il problema di Heracross è che prende la per 4, oltre a non uscire evidentemente a livello 8. Secondo me è meglio questo Antail. Ma forse è meglio sulla carta, ma... Ok, rip. T-Bolt? Fammi vedere Shelgon. Ha solo T-Bolt. Quante me ne impara prima di Petra? 3. E hai Super Fang T-Bolt. E poi c'hai Evoran in un tipo drago. Con T-Bolt. Ora, questo non è il trigger della pill, quindi non ho la lista di evoluzioni, ma immagino che si possa evolvere in tutti i tipi drago. Ok, low kick. Intanto è una... circa 60 di potenza giù di lì. Perché è stab, fa lo stesso danno di triattack che 80, sarà 80-90 la potenza, ci saranno di mezzo dei roll. Certo, no, appena becco un tipo terra con Shelgon sono fritto, ce la possiamo anche rischiare tutto sommato. Poi fritto fino a una certa, c'ho anche Mirror Coat e Mirror Move come soluzione. Il danno dello special attack è sicuramente ok. Oddio, ok, però T-Bolt. Però al 6 con sta special defense. Io sto al 10. 41 HP, boh. Vi direi che o lui o Heracross il primo che esce all'8. All'8. Però ragazzi, Heracross secondo me è davvero scarso. È che Heracross vedo già entrambi gli attacchi. Di Shelgon no. Ehi. Che era sta roba? Quindi Shelgon ci sta che abbia un buon attacco fisico. Che non sappiamo. Cioè poi a parità di non far danno preferisco avere Shelgon che c'ha T-Bolt, no? È una gran mossa. Pur vero che Heracross ha più mosse, però due sono praticamente inutilizzabili. Con Shelgon poi vai a finire in Evoran. Super Fang, d'accordo. Via.
O Victory Bell all'8 sembra. Victory Bell all'8 garantito. Mi sa che è garantito davvero. Switch all'8 in Pokémon al bosco. Ah, raga, al bosco se becco Absol Self-Destruct, poi devo switchare in automatico al bosco. E con Antail non riesco a fuggire, poi a quel punto mi into la run. Quindi, boh, aspetterei sinceramente. Ma che sfiga, ragazzi, ma com'è possibile? Che sfiga, T-Bolt fa 10 di danno. 25% con un Pokémon bello grosso, 4 livelli sotto. No, ma è scriptato, non è possibile, dai. Superfang toglie metà vita. Sì, ragazzi, però benvenuti. Superfang toglie metà vita di default. Non è una mossa che... non significa che è un buon attacco fisico. Ma è scriptato, raga. Cioè, non è possibile che non vengano fuori all'8. Non è mai successa sta cosa, però, scusami. Scusami, adesso faccio davvero lo switch al bosco perché mi sono rotto i coglioni. Sì, sicuramente lo special attack di... Ma in realtà lo special attack di Shelgon non sembra molto meglio, sinceramente, dell'attacco fisico di Heracross. Ma vedi che adesso lui da 6 è uscito. Perché non trastare Antail? È lento. Fa vomitare sto Pokémon. La pillo trasti, che questo qua non vince mai una run e mi incasino un'altra run inutile. Questo è pure lento. Solo al 9. Ora che lo voglio all'8, solo al 9 viene fuori. Incredibile. Tutta la chat spinge per Antail. Ma c'è qui il piccolo problema che la chat non capisce molto di quello che vede, purtroppo. Quindi... Ma non è possibile. Vai, Politoed blind. Eccoci qua. Ok, che culo. Via. Ma questo è il rischio. Se lui fa self-destruct, noi magari lo reggiamo pure, ma poi dobbiamo switchare. Senti, prendi Vigoroth. Avrà altre mosse oltre a Mega Drain e Leech Life, no? E alla peggio lo uso come pivot. Ma niente, mi vado a curare. Impossibile per noi superare il bosco. O avere una run. Vai, posso. Faccio la run con sto Pokémon, mi ritrovo in una... In una run tipo Cassandra. Cioè con un Pokémon che sai già che non vince. Almeno se devo trastare un Pokémon... Che sia esotico va bene, ma che abbia anche delle statistiche per cui valga la pena essere trastato. Cioè. Cioè non scappo al 9 ma scappo all'8. Vuol dire che questo qua al 9 ci avrà 16 di speed, no? Vabbè, Absol fuggo sempre. Prima forse avevo fatto match shot per scoutarlo. Forse lo scouting qui è più safe del previsto. Sì, ho capito, ma...
Vabbè, stockpile Sunny Day. Eruption. Sunny Day Eruption. Truant, mamma mia ragazzi, ma che cazzo? Oh niente, cioè non c'è, non si riesce. E questi sono tutti al 6, non si riesce. Non si riesce. Sai che ti dico? Allora. Cestina questo Antail. Piglia questo. Ale. Questo è molto peggio di quello di prima. E ora vai a prendere i repel. E fai i repel trick del percorso di prima. Ne ho già uno di repel, peraltro. Se ne pigli un altro. Hola! Una laurea ci voleva, eh? Senti, Heracross mi convince di più di Shelgon. Perché, oh, Shelgon ci faceva 10 con Thunderbolt. Thunderbolt era 190. Heracross con Triatak ci faceva 10 e abbiamo la difesa speciale più alta, quindi... Tra i due Heracross è il più umano... E ha più coverage di mosse. Ma secondo me fa cagare. Dio merda, ma che attacco fisico c'ha? Ne abbiamo pescato uno buono, secondo me. Gli altri non erano così forti. Gli altri non erano così. Qua ne abbiamo pescato uno molto buono di IV. Minchia, che tempismo. No. Ma dai! Dai! Crit lanciafiamme! Ma no! Ma di nuovo, ma è sempre la stessa storia. Ma perché ci sono sti periodi qua? Ma guarda che set c'ha questo, porco Dio! Non ha fatto nemmeno lanciafiamme a sto giro. Guarda, guarda che Celebi mi ha messo contro. Ma low kick lo one shottavo, ma vincevo la Lega. Ero già da Rocco a succhiargli il pipo. Ma per una, ma perché quando trovo un buon Pokémon devo essere violentato così e poi arriva Cassandra? Ma perché? 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 Dai, dai! Ma basta! Ma fammi uscire con un Pokémon decente, sempre con i troiai. Esco, quando c'ho i Pokémon buoni. Ma perché sto laggando così oggi? Ma boh, perplesso. Ma perché? Centro. Mentine. Vabbè, 6 volte Absorb. No, però Zap Cannon, easy per il boss. Porca troia, che palle! Oh, non mi vanno i tasti, ragazzi, che vi devo dire? Mi saltano i tasti. Ma poi quel bullo di merda gioca a caso, guarda che mosse che c'avevo.
Ma che palle. Polibro, gioca di Zap. Vai. Ma per una volta che ne pesco uno buono, minchia, che non è un coglione che trasto per sbaglio. Sinistra. Non è Espio, non è Magmar, Sableye, sei huge power. Tra l'altro lanciafiamme crit lo tenevo se ho tenuto Thunderbolt così. Lo tenevo tutta la vita lanciafiamme, cioè lanciafiamme non crit, scusatemi. Lo tenevo tutta la vita, tutta la vita lo tenevo. Ya famo? Grazie. Vabbè, ho capito che cazzo devo fare, tira T-Wave. Posso. Speed boost, cosa. Io non me lo meritavo speed boost, Espeon, mi meritavo Sableye. Cazzo, tra ieri e l'inizio di oggi è sempre uguale. Destra. Politoed. È lento, frate, è lento. È lento. Vedendo il danno di T-Bolt era roll anche il crit. Probabile. Però non credo. Secondo me no, a quel punto no. Ma che palle. Ho capito che devo pazientare, ma questo lo so anch'io. Razionalmente lo so anch'io. Ma lo vedete con che Pokémon faccio le run e che Pokémon mi killano all'inizio? Niente, ragazzi. Non vanno i joystick oggi. Posto. Oggi è una gran giornata, Dio porco. Questo Psychic io non lo posso beccare. Ma non lo voglio beccare, tanto non ci faccio mica la run. Provo a riconnettere il joystick, magari è quello. Centro. Polivrat. Niente, per me è impossibile non beccare Pokémon che... Bello. Sperare nelle mosse. Che non impara, però ne impara due. Cazzo, io faccio le run con... sì, Shedinja sarà fantastico. Io faccio le run con veramente la peggio merda. Cassandra e Gardevoir Color Change e quel Venusaur di merda della Pil Polifemo. Minchia, becco i Pokémon buoni, porco Dio, mi muoiono tutti dal primo pigliamosche o alla peggio dal capo palestra per robe assurde. Ma scusami, ammazzami i coglioni e fammi passare quelli forti come gli altri. No, niente, oggi non si riesce a giocare, ragazzi. Cioè, non vanno i cavi. Cioè, non è possibile che devo sempre staccare e riattaccare il joystick. Ah, scusami, ma io sono contro questo, ma non si pone il problema, ho già perso. Dai! Ma andatevi a vedere il VOD di ieri, tutto così. Ma dei Pokémon allucinanti che mi sono stati distrutti da dei Brock. E poi mi tocca fare le run pacco dove faccio cagare. Poi mi tocca fare le run pacco, è quello il problema. Sinistra. Seeking. Poi mi tocca farle run pacco con i Pokémon che sai già che non vinceranno. Ma che palle. Dai, andiamo avanti, su. Ti direi Laster Purge into drop della Special Defense into Frenzy Plant. Psst.
Niente, vi ricordo centro, vi ricordo di iscrivervi al canale. Ipom. Vi ricordo di iscrivervi al canale, se volete potete abbonarvi, punto esclamativo abbonamenti. E se volete ci sono anche le super chat per supportare la stream. Dai, cavolo. Ogni volta che trovo un Pokémon forte mi schioppa da qualche parte. Cioè, non ho mai portato un Pokémon veramente forte alla Lega. Mai avuto una chance alla Lega. Cioè, Andrew, ma vi rendete conto che era un Whiskash? Un Whiskash! Cazzo, quel Pokémon era un Kingdra, era vinta, no? Codiaz. Potrei anche fare transforma, onor del vero. Ma mi sembra che... mi sembra che lui sia poco... forse ha solo mosse... out. Aircutter. Oh, con transforma possiamo scoutare bene. Abbiamo 8 in special defense, però se ci trasformiamo nell'avversario, a rigor di logica. Non è la peel, ovviamente è una giocata iper rischiosa se fosse un altro contesto. Se fosse una peel, ma qui possiamo provarci. Vai. Allora, per i Duskull mi interessa il giusto. Diomanite pure. Questo è bannato. Quando vuoi. Vai. Percorso qua sopra. Imbarazzante. Ma non sembra male Ivom. Ok. Vai Pokémon. Prova a vedere. Bel troiaio. Ma Pinsot. Color change. Ottimo. Transform into Brick Break per 4. Ale. Buono. Boh, mi spieghi come dovrei fare out of bullo con sti Pokémon? Endure, bello. Vabbè, le mosse ci sono, se non altro. Dai. Che questa challenge è tutta questione psicologica alla fine. Devo tiltare e poi ci dobbiamo rimettere in carreggiata. Questa è la storia. Ma sapete che io provo il primo allenatore con Transform e vada come vada? Mi sembra la cosa più funzionale che posso fare. Cioè. A meno scouto anche quelli dopo. Qua su sto percorso ci sono delle percentuali di alcuni Pokémon che sono irreali. Transform su Ninetales e vedi che succede. Io ho Hydrocannon. Spitta hai vinta. Porco Dio, succhiamelo! Succhiamelo tutto, eh! Tutto quanto! Se me lo devi succhiare, oh, non hai idea! Non hai idea di quanto lo devi fare, per quanto tempo! Poco, duro pochino.
Ma succhiamelo. Iscrivetevi al canale. Vedi giraffa rig. Vabbè, product. Troiaio. Rendance. Veloce, troppo veloce. Mossa. Eruption. Traccia però no, eh. Traccia però no, eh. Traccia proprio no. Però il primo blister che ho incontrato non ha fatto traccia, non sono impazzito, vero? Vi prego, ditemi che non sono impazzito. No, il primo non aveva fatto Drizzo, aveva fatto Rain Dance, raga. Traccia. Fammi vedere se magari perde Eruption. Prende Arm Thrust e perde Poison Sting. Niente traccia al primo. Anch'io ho avuto questa sensazione. Bello Aerodactyl. Molto meno bello ora che vedi le mosse. Ok, questo non ha traccia. Se me lo dai anche all'8 che non ha traccia, mi fai un favore. Solo al 6 non hanno traccia. Dall'8 imparano proprio l'abilità. Che nervoso. Dai. Eccoci. Ragazzi, Eruption con 9 di special defense mi ha tolto metà vita. Questo fa cagare. Allora, è vero che prima avevamo sottovalutato l'attacco di Heracross, quindi se ci dice bene magari sottovalutiamo anche questo, eh. Però avevamo delle difese molto alte. Boh. Sai, magari è fisico, c'ha Arm Thrust, lo carri un po' con Eruption. Questa è un'idea. E poi speri che impari delle mosse. Questa è un'ipotesi. Scusa, potrebbe andare sordo con traccia? Se copi Pigrone come abilità hai perso la run. Cioè, se la copi a un boss in generale o comunque bruci cure, so. Non è un granché. Nidoqueen, provo a vedere com'è. Horn Attack. Merda. Wow! Water Absorb. Water Spout, Crabhammer, Horn Attack. Porca madonna, che Pokémon! Questo muore instant. Porco Dio, che Pokémon! Peccato che non impara mosse.
Bellissimo questo. Oh, qua devo, vorrei fare una cosa però. Guarda, io non ci credo. Allora, io voglio andare a affrontare il tizio con i Pokémon al 5. C'è un pigliamosche che ha i Pokémon al 5. E fare prima lui degli altri. Secondo me è meglio Blissey. Va bene, ci sta. Trastiamo lui. Max Potion. Merda. Ma ti prego, ti prego. Dai, frate. Allora, voglio fare il pigliamosche là, vaffanculo. Allora, fammi ordinare le cure. A questo gli basta una, mossa imparata, che sia al 23. Tra l'altro prima di Petra arriva anche una mossa. Che sia al 23, che sia quando cazzo volete voi. Gliene basta una. E poi ci sta. Tra quella che impara lui e l'MT, una te ne chiedo, eh. Ora non ci vado più nell'erba alta. Succhiamo il cazzo. Vieni qua. Oh, lui. Spout. Spout. Se abbiamo uscito in gioco ora piango. Spout conviene sempre. Spout. Blizzard. Horn Attack. Rough Skin, ok. Spout. Ok. Questo così è il primo Water Absorb utile che abbia mai visto in vita mia. Vai. Water Spout. Water Spout. Ok. Potenzialmente meno difesa, più special attack. Non lo sappiamo, lo ipotizziamo. Ricordiamoci che è un'ipotesi. Vai. L'unica cosa che è fragile. Ok, sì, confermo. Vai. Golduck meno difesa fisica. L'attacco fisico è assolutamente trastabile. È fragile sto Pokémon. È masticazzi. Hai messo più special difesa Golduck? Perché è giusto. Vai. Horn Attack, perché non ho fatto... Vabbè, guarda, ci sta. No, conviene sempre Water Spout sulla carta. Nice. Vai. Sì, è fragile specialmente. Certo, no, difensivamente non molto. Vero. È
ma ragazzi, Shedinja è sempre un problema. Cioè, non puoi, ripeto, io non puoi trastare un Pokémon perché è una call su Shedinja. Speri di beccarla, speri di aver fortuna, ma funziona così, non è che c'è un'alternativa. Bello, questo va a prendere 400%. Voi non potete pensare di trastare un Pokémon e avere sempre la call su Shedinja, altrimenti non ne trastate mezzo, fidatevi di me. Cioè, non ne trastate mezzo se pensate sempre a Shedinja. O trastate quelli sbagliati. Quelle leggendo i walkthrough, i livelli che ci sono scritti sono diversi da quelli che hai. Non mi risulta. Fammi un esempio. Anzi, no, scusami. Livelli di Petra dovrebbe essere più forte al 24. Lo vediamo da questa run se arriviamo a Petra. In realtà è molto più semplice di così. Vai. Ale. E vai qua. Perla. Diamo calcio, sì, è vero, bravi. Vai. Swallowed. Water Spout. Peccato che la natura non ci agevolerà troppissimo la crescita dell'attacco speciale, ma va bene. Non è un dramma. Non ne faremo una questione di stato. Spout. Inutile dire che Crabhammer lo useremo magari nella palestra per risparmiare gli Spout, eh? Però per il resto ovviamente non ha senso tirarlo su questi allenatori qua. Ma mi vado a curare. Vai. Perfetto. Spout. Buono. Merda. Spout. Buono. Non gli andrei a mettere meno special defense perché sono al 18 contro un livello 9, però comunque. Stavo dicendo esattamente quella cosa che hai scritto tu, Guglielmo. Un PP Max non sarebbe per un cazzo male. PP Max non sarebbe per nulla. Conviene sempre Spout, eh? Fondamentalmente Horn Attack non converrà mai. Ecco. Qua conviene. Crit. Giù. Spout. Ok. Va bene. Fai gli allenatori sopra. Deve arrivare al 23 prima della palestra. Se ci prende una buona mossa, tanta roba. Ok. Nice. Come reputo il typing di questo coso senza la debolezza acquosa? Ok, è un buon typing. Water Absorb è una potenziale cura, ricordate? Per questo che secondo me è così buona come abilità. E finalmente avrò l'occasione di provare un Pokémon con Water Absorb, contro cui realisticamente arriveranno delle mosse acqua. In più il tipo veleno è perfetto perché non hai la debolezza al veleno per l'appunto, quindi risparmi sulle cure di status. Probabilmente il tipo terra ci dà solo fastidio, anche se beccando una stab sarebbe un ottimo vantaggio. Non è un typing che ti fa godere, ti fa godere Water Absorb, che è un'altra cosa. Comunque se sta signorina qui arriva al soprannome Regina dell'Acqua. Calypso. 100%. Questa è 100 Water Absorb Weedle. Bene. Vabbè sì, immunità all'elettro, vero. In effetti l'immunità all'elettro è un ottimo vantaggio per un tipo terra. Sì, è vero, non ci ho pensato. Vai. Ti prego, fammelo fare un out con un Pokémon interessante.
Ok. Spout. Ok. Guarda, su Spiderweb sì. Perché a suo modo è una anti-Shedinja. È un modo molto contorto, sicuramente. Però è una anti-Shedinja. Stab arrivata, easy per noi. Vai. Bene, adesso non impariamo più mosse, solo cavi palestra per noi. Per una volta possiamo anche sculare, eh? Una bella mossa forte. Dall'MT. Vai. Una bella fire, la butti su... Beh, sì, su stand attack comunque. Però stand attack la teniamo, eh? Come con l'anti-Shedinja, cioè se impariamo una mossa... Cioè, metti che impariamo Crunch e leviamo Cravammer. Se non impariamo qualcosa su per Shedinja, stand attack è l'unica cosa che ci può salvare, è troppo importante. So che sembra assurdo. Cioè, detto così sembra assurdo, però... O poi ogni tanto che non abbiamo un buono Shedinja, cioè che abbiamo, non abbiamo colpo per Shedinja, magari il gioco ci può anche dare uno Shedinja facile, eh? Io l'ho visto Poli al lab, lui pensa di no, ma io l'ho visto Poli al lab contro Shedinja, Shedinja gli tira Sandstorm. E s'autoammazza. Ci sta Shedinja Memento. Dovrò, penso di avere un problema o ai cavi del joystick o il joystick stesso. Va bene. Vai. Giochiamoci il Crabhammer se ci conviene. Ecco, magari su Raikou al 17 vado un po' di cattiveria, che magari è forte. Perché non togliere Water Spout? Guarda la potenza. Secondo me basta e avanza come osservazione. Crabhammer miss. Ale, Ice Punch, post, grazie. Frizz. Giù, ovviamente miss sul Pokémon con l'Ice. Bene. 85% di precisione, 2 miss su 3. Ci sta. Ipom. Ok. Oh, senti, dai una Citrus. Sai perché do la Citrus anziché il Berry Juice? Perché così mi si potenzia Spout nel caso. Spout. Perfetto. GG. Ottima play. Merda, Speed Boost. Dietro la peggissimo... Ho un Elisir, esatto. Oh, quel danno di Spout, Crabhammer dovrebbe shottare. Ok, così risparmi uno Spout. Lui ora si è aumentato la velocità. Minchia, Gorbis. Ora conviene Horn Attack sulla carta. Bone Rush. Allora, eliminiamo Gorbis. Su Seeking ci tiriamo... Full Water, eh? Ho anche un Hyper Potion. Tiriamo l'Hyper. Che potrebbe avere una super efficace. O vogliamo rigiocarci una pozione? No, ma quasi sicuramente abbiamo bisogno dell'Hyper. Ok. Se non altro per potenziare Water Spout, raga. Ok, Cosmic Power. Provo a fare Horn Attack. No! 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 Cosmic Power Slakoth! Non puoi davvero aver fatto Cosmic Power Slakoth!
Non puoi aver fatto Cosmic Power Slack Off. Non puoi aver Cosmic Power Slack Off. Ice Ball. Cosmic Power Slack Off Ice Ball. Kinai. Dai. Dai, ma che cazzo è? Porco Dio. Ma vaffanculo, va. Guarda come ti sei ridotto, Velotic. Guarda come ti sei ridotto. Quello sarà stato un Godmon come minimo. Bello.
Bello. Bello. Bello. Però questo davvero. Ma anche Shagol non è male. Scoutalo. Low kick. Bel danno. Allora, se viene fuori Fraligator lo scouto. Shackle è interessante. Eccolo qua. Poi se riesco a trovarlo alla 9 tanto di guadagnato. Outrage. Dio merda. No. Evidentemente è proprio il parlare che mi porta a sfortuna, eh. ...26 di speed. Non scappo. Centro. Cast form. Contro camera. Reset. Devo giocare contro camera così? Non ci provo neanche. Centro. Skiplum. Sì, venga la Kaizopolis, mi vengono per i coglioni, non c'è problema. Frega un cazzo. Si ammazzino tutti quelli. Guarda, Snorlax e Blissey qui. Grande. Il mouse sul tracker. Meglio! Ora non c'è più. E tu a Skiplum! Spero sia meglio, grazie. Destra. Lyran, posso. Contro Moltres, vabbè, c'è un Mirror Coat, una Nest Ball. 8 in Special Defense, devo puntare a Mirror Coat? Fammi giocare a Nest Ball. Otto in special defense, ragazzi. Cioè, boh, non penso che... Cioè, sì, se qua non ci sono Pokémon, ma proprio zero, eh. Cioè, ci deve essere veramente la merda della merda, ci provo. Questi sono la merda della merda per il momento. Vai. Allucinante. Vai di Mirror Coat su Moltres se vedi cosa succede. Sia mai che è un attacco speciale di zero. Attacco speciale di zero ce l'avrebbe anche, probabilmente. Però anche la mossa per boostarsi. Posto. Piccolo problema che forse non avevamo considerato. Attacco speciale era davvero zero. Procede a boostarsi. Non è più zero. Sinistra. Snubbull. Vien da vomitare, Snubbull.
Mi viene da vomitare. Sì, hittamelo. No, no, fammi ghigliottina. Dizzy into confusion into... Dio merda. Bene, 8 in speed. Secondo me vinciamo la guys. Ale. Bello, che il piccolo problema è che non lo possiamo prendere perché è sul percorso 101 dove abbiamo già preso lo starter. Per il resto un ottimo Pokémon quello Swampert sicuramente. Non so se è il massimo regire così in live. Me lo aspetto però da uno che si chiama Padre Pio. Ci può stare. Cioè, ma me lo posso aspettare un commento del genere da Padre Pio. Non pretenderò di essere apprezzato da Padre Pio. Padre Pio non è il mio target. Obiettivamente. Per quanto possa non dispiacermi il personaggio, ma Padre Pio non è il mio target. Ci sta. Benché ogni tanto le live vengano infarcite di soprannomi dall'ascendenza biblica, si pensi a Saulo, il Banet che prese il cazzo. Poverino. Saulo, nome primo di San Paolo, prima che convertisse, così come Banet. È un Pokémon rancoroso che grazie a Tailglow, luce divina, in un certo senso, tenta di... redimersi e convertirsi, fallendo poi, perché poi comunque l'ultimo canto lo riceve lo stesso. Ma... ma ragazzi, non c'è niente. Provo a dire ancora, guarda qua. Non c'è nulla, sai il vuoto, il nulla, l'assenza. L'assenza, il caos primordiale. Ma anche solo per superare con credibilità il primo bulletto, La run del rancore, guarda, sembra... Vuoi dire qualcosa? Prendi Gloom e farlo evolvere per l'amicizia. Non può. Non funziona così il Pokémon. Gloom non si evolve per amicizia. Questo asso il 2 stab arriva al bosco. Cotto di speed. Grudge Destiny Bond. Boost di Ancient Power, vabbè. Insomma. Prendi Cromat e fallo evolvere con grande perla. Grazie. Ma guarda, oh no, Drizzle, Cyndaquil, mamma mia. Thunder. Schiantati. Cioè, oddio, schiantati. Succhia. Vai, Speed Boost Deke che sono Quick Attack. Vai, il primo se l'è fatto. Sky Attack, posto. Miss. Skull Bash, ottimo. Ok. Rande pazzi. Manco c'è i repelle. Che cazzo... Ma no, dai, apri il primo allotto che viene fuori qua, Swallow, dai, su. Skill Swap. Body Slam. Aeroblast. Tutto questo lo ricordo con Hustle. Perché ha fatto Skill Swap e quindi si è preso la mia abilità. Ma non sembra un gran Pokémon, onestamente, quel...
Quello Swolot. Però se me lo dai all'8 lo prendo per pseudo disperazione. Ragazzi, veramente incredibile le run che abbiamo fatto nelle ultime 24 ore. Ci hanno messo contro dei Pokémon indecenti. Fire Punch. Ma il set non è male, ti devo dire. Il set male non è. No, Davide, non ho Pokémon Home. E anche se ce l'avessi non farei scambi in live. Sarebbe complesso. Però no, non ho Pokémon Home. Non l'ho mai avuto, in realtà, Pokémon Home. Che tecnicamente non ho mai nemmeno collezionato Pokémon. Non fuggirò, ragazzi. Cioè, nel senso, se il gioco ha voglia va bene, altrimenti va bene così. Cioè, è letteralmente una run con Snubbull in cui sto cercando di catturare uno Swolot che con Hassle mi faceva 30% di Aeroblast. Cioè, capito? Nel senso, va bene così, non c'è problema. Possiamo anche andare avanti nel videogioco. Centro. Torkoal. Dai, Torkoal è un bel Pokémon. Water Ups. Vabbè. Se supera Vera lo trasto, eh. E se mio nonno aveva tre palle era un flipper. Allora, senti, Nature Power qui diventa Swift. La call migliore qua è fare Extreme Speed e sperare che lui sia un fossile. Poi se mi mette uno status abbiamo facciata. Ok. Mi devo rischiare il crit, ragazzi. Quanto mi ha fatto il slash? 8. Sì, tanto mi devo sempre rischiare il crit. Qui forse T-Bolt into Extreme Speed. No, qua in realtà l'idea migliore è Facade into Extreme Speed. T-Bolt potrebbe avere una difesa speciale molto alta. Da tanto dobbiamo rischiarci il crit. No. Vabbè. Centro. Golpe. Soundproof, Water Spout. Bello. Solo mosse d'attacco il campione. Facciate in 2 Extreme Speed era vinta. Perché non Extreme Speed in 2 Facade? Perché se fai il calcolo attentamente, Ivan, lui fa due mosse con la soluzione che proponi tu e con la mia ne fa una. Se fai il calcolo attentamente. Ammesso ovviamente di essere più lenti, cosa che era vera ovviamente. Pokémon all'8 dai sempre per scontato che sei più lento. Body Slam into Par. Ok. Ovviamente Gulpin esce, perché è Gulpin e crit. Ma non ci si può lamentare del di vero, obiettivamente è culo. Interessante che non abbia tirato Mudshot prima. Fossimo stati più veloci l'avrebbe tirato prima Mudshot. Se la CPU non è stupida. Buono. Almeno ti scauto le difese. Resistente e resistente. Minchia, non mi sono curato. Ok. Cos'è che ha fatto? Iron Tail o Steelwing? Iron Tail. Ancient. Ma il danno è mediocre.
Iron Tail Ancient non è malvagia come coverage. Grass Whistle abbiamo addirittura soundproof. Grande. Bubble Beam, Dynamic Punch, va bene. Niente di eclatante. Solo Charmander. Protect. Dynamic Punch. Ok. Spark. Niente, incredibile. Sembrano scritturate sti Pokémon. Biancavilla Run. Incredibile. Protect. Camouflage into fuga, non scappo. Vai. Di nuovo tu. Aeroblast. Tiratela addosso, vediamo che succede. Ok, Charmander no, magari. Queste mosse qui mi sembrano un po' marce. Heracross Aeroblast. Heracross Aeroblast Double Edge. Lentino. E Ponyvrat. Morning Sun. Ma soprattutto, oltre a Ponyvrat, altra forma di vita senziente l'abbiamo? Magari la testa dura. Minchia, sì. Certo che se devo rischiarmi testa dura, non lo troverò mai un Torkoal bello come quello di prima, però, come questa sensazione. Cioè, se son costretto a cercare i testa dura, ragazzi, vuol dire che siamo nella merda. Protect. Morning Sun. Ma me ne fai un'altra di mossa? Iron Tail. Ovviamente. Morning Sun, Iron Tail. Statisticamente interessante che non arrivi la quarta. Ponyvrat è un'idea. Anche perché qui le alternative sono abbastanza ignobili. Però se Ponyvrat me lo desse anche almeno al 6. Minchia, ho miscliccato. Vabbè, no, è al 3, ci sta che faccio meno danno. Ancient. Thundershock. Vabbè. E Torkoal. Minchia, ho miscliccato di nuovo. Razor Leaf non è malvagia. Protect. Razor Leaf Bite. Mudslap. Ti dirò. Forse meglio Torkoal di Ponyvrat. Se non altro impara delle mosse. Razor Leaf e Bite sono ok. Mudslap. Ma sta lì un po' ma scusa, questo percorso qua è 80% Ponyvrat, 10% Torkoal, 15% Torkoal e 5% Marowak, oppure ha delle statistiche come gli altri percorsi umani? Ovviamente adesso che ho detto voglio Torkoal, Ponyvrat a 6. Io lo dirò, è semplicemente incredibile questa challenge. La capacità che ha di farti percepire di essere preso per il culo è veramente incredibile. Io non ho mai visto una roba del genere. Mai sentito più preso per il culo di così. E ora torco l'altra. Mai sentito più preso per il culo di così. È una percezione, lo sappiamo tutti. Mai sentito così tanto preso per il culo in vita mia. Mai.
Mai e poi mai. Mai sentito così tanto preso per il culo. Un'ambulanza, a me stanno venendo a prendere, per forza. C'è altra spiegazione. Dammelo al 6, porca troia. Eh sì, Riccardo, lo so che è per quello, c'hai ragione, ovvio. Ma la capacità di farmi prendere per il culo è incredibile. 60-30-10. Lo valutate dagli incontri o lo sapete? Può essere in realtà, eh? Cioè, stiamo dando una statistica in base a quanti incontri abbiamo fatto. Bello, 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 bello. Marowak back to back, è proprio quello che voglio. Controllato su Serbi. Vediamo, 28-29. Marowak stava a 7. 28-29 in realtà. 28, cioè, 28 e 7 in realtà torna abbastanza con la distribuzione 60-10. Il resto dovrebbe essere Torkoal. Che improvvisamente è diventato comunque un 1%. Basta che premi sotto le percentuali. Allora ragazzi, a me questa cosa non sembra. Mo la verifichiamo. A me non sembra che quelle percentuali funzionano. Già l'avevamo valutato che non sono attendibilissime. In questo caso sì, ma io da quanto ne so, cioè, se ti capita di beccare il 10% per primo, te lo dà come 60%. Ciao Xona, benvenuto. Siamo annichiliti, eh? Niente, Orco non appare più. E se appare, appare altra. Cioè, veramente. Torkoal sembra tutto fuorché un Pokémon da 30%. C'è scritto solo in ordine di incontro. E allora capite bene che non funziona. Cioè, Torkoal l'ho incontrato le stesse volte che l'ho incontrato Marowak, che in teoria sarebbe il triplo. Ma io ti prego di darmelo al 6. Tutto questo per un Torkoal che farà cagare. Guarda, non me ne frega niente, entra. Centro. Aro. Full restore. Ma giusto perché c'ho una full restore, proviamo la giocata. Minchia, se ero più veloce. Oh, ho missato!
Ops. Pichum. Venonat. Pichu. 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 Lunaton. Venonat. Pichu. Achup. Lunaton. Fammelo scautare. Posto. Stavo per resettare. Lunaton mi ha fatto un'ottima impressione. Pichu. Pichu. Commentane della media durante le partite che... Lunaton. Pichu. Si può andare contro l'altro percorso, per favore? Caterpie. Merip. Uchip. Fai vedere la percentuale di spawn di Pichu, per favore. Metti anche che sia 30%. Bene, questo l'hanno l'ha randomizzato. Bene, non posso abusarne. Questo succede, non è abusing, ma è chiaramente sfiga. Piglia sto Lunaton, prova a fare l'out e vedi cosa c'è altrove. Ma guarda che... In un mondo che... Ok, vedi che basta cantargli Lucio Battisti ai Pokémon e poi dopo entrano. Ministro delle seghe questo. E gli metto un dot perché secondo me è il danno maggiore che farò. Oh, bello, si auto... Casform che mette Ilalur. Dragon Claw. Non ci vuole più! Adesso, ogni morte una strofa in più di Lucio Battisti. Una strofa, scusatemi, un verso in più. È tua, ah! Destra! Non è Lavras? Non è Cemego? Il mio canto libero sei tu.
cosa. Bello. Ok. Temo 9 in difesa. Ma che cazzo ho fatto a salire così male? Prova, non c'è più niente da dire. Ma sembra un bel troiaio sulla carta, però... Però in realtà ha delle statistiche... Sketch. Vabbè, la metti su Smelling Salt, eh? Perché alla fine Bubble Beam e Magical Leaf, l'attacco speciale non è marcissimo, ci provi a tenerle. Mettila su Smalling. Vai. Ti stai sbagliando, chi hai visto non è... Non è un troiaio. Non è Andrew. Aveva un attacco fisico, ma non è Andrew. Se aveva sketch poi... No, non può essere lui. Joystick, non morire sul più bello, per favore. Vai. Allora... Cercheremo Earth Sex, ovviamente. Ovviamente. Speraci. Io ti direi che intanto facciamo gli allenatori. E poi vediamo. Ok. Vai. Prossima cosa cos'è al 16? Ci ragioni. Pipi up. Buono in caso di terremoto. Allora, probabilmente... Forse sarebbe da cercare sketch... Sarebbe da cercare una mossa prima della mossa al 16. Allora, lui ha 45 di speed, sketch blind, lo possiamo tirare. Brick break è interessante. Ma invece Bulk Up, ragazzi, ci fa così schifo come idea? Per la sua special defense? Per la sua difesa fisica? Non è meglio arrivare al 16 prima. Ma più o meno, che cosa gli togli delle altre mosse? Cioè,
nel senso, la logica è questa. Con Sketch lì, che può essere un jolly, se becchi una buona mossa, cosa fai? Ne togli una delle altre cercando, aspettando, tenendo da parte Sketch? Quante ne abbiamo prima di Petra? Un'altra ancora. Vogliamo arrivare prima alla fine, poi, perché lui ha già un buon set. Boh, proviamo. Bubble Beam. Signal. Minchia, tutte belle mosse sono. Leaf si può togliere in caso. Bisogna capire però per cosa. Non lo so, è particolare la situazione. Comunque non cresce proprio in difesa fisica. Non so che cazzo gli abbiano fatto, ma... cioè, per carità, non è super, super, super bassa. È bassa. Ma non è super, super bassa. Psyduck. Magical. Bubble Beam. Ok. Ok, Toxic direi di no. Bene. Vai. Shadow sui Pokémon normali. Ci può stare, trovali. Li cerchiamo. Probabilmente è il modo migliore di sketchare. Cioè di scoutare e poi in caso di sketchare. Vai. C'era un Loudred? Con calma in realtà. Prima vedrei la mossa a sto punto al 21, tanto noi abbiamo scelto sta strada. Ok, cura, bene. Mi stavo spaventando di non trovarne. Ottimo. Chest Berry, classicone. Vabbè, Sketch effettivamente se non la uso la posso riapprendere dopo. Questa è un'ottima trovata, sai? Se non la uso la posso riapprendere con il ricordamose. Certo, devo trovare una squama... cazzo. Devo trovare una squama a cuore. Ok. Minchia, Capture non è un problema. Awakening. Bene. Ok. Mossa volante sarebbe utile. Oh, sicuramente una fisica. Perché dobbiamo sfruttare meglio l'attacco fisico. Su questo non c'è dubbio. Ok, ma sbaglio, sono underlivellato. Ho skippato qualcuno a parte il pescatore. Vai. Minchia. Giù. Shadow Ball. Bubble Beam. Ok. Quel Brick Break torna a fare gola. Brick Break torna a fare gola. Adesso vediamo la mossa al 21. Poi ci ragioniamo. Possiamo anche andare a scegliere. Possiamo metterci un po' a sketchare. Minchia, le difese, ragazzi. Cioè, scusatemi, le difese. La difesa fisica non so come, ma... devo averlo pescato con 0 IV. Perché davvero non... cioè... è partita uguale alla special defense e... si è completamente affossata. Impressionante. Vabbè. Sì, se non altro è vero, Ale. La debolezza è solo speciale. Il punto è che anche una per 4, quindi una special defense di sto coso, non è che lo aiuti.
Però sì. Magical. È una ottima, una tipo terra. Hai capito? Hai compreso la task. Però non era quello che dovevi fare. Vai. C'hai ragione, è vero, devo ancora rispondere. Mi sono perso nelle 12 ore. Stacco qua e rispondo, bravo. Grazie per avermelo ricordato, mi era un attimo passato di testa in sti giorni. Vai. Quasi livello 22. Temo che... Ok. Dov'è? Forse a 23 ci arriviamo, dai. Mental herb. Allora. Grazie, aggiornamento Java disponibile. Prima o poi scoprirò come disabilitarti. Ok, livello 23 c'è. Che si fa? Allora, io sincero e Q proverei a prenderla. È vero che Brick Break è buona. Però è Q, ragazzi. Cioè, Earthquake. Poi su Cacturne speri di beccare qualcos'altro. Ma io cercherei di vedere se riesco a pescare un EQ. Vediamo questo. Sharpen. Sì, occhio però che ne abbiamo 19 di difesa fisica. Snore. Cioè Snore addirittura l'ho bloccata con Soundproof, che scandalo. Ah, posso tirare sketch a casa, tanto sono più veloce, rischio di sketchare fake out, eh? Non è una gran... Comunque lei l'ho già affrontata, cioè, nel senso... Se riflessi... Riflessi condizionati. Lo sketch... Sì, raga, ho detto fake out. Se volete dico quick attack. Va bene? Così siete più contenti. Quick attack. Follow me. Non è una cosa che possiamo fare troppo. Adesso sketch con le bolla. Headbutt è ok. Minchia che danno. Figa. Porca troia. Pazzoide, eh? Ma no, è culo reggi, ragazzi, con la nostra difesa. Cioè, sono Pokémon al 9. Cioè, ragazzi, ma di che parliamo? Ancora Headbutt. No, tutte le mosse che se fossi un normalone gli prenderei domani. E invece sono Andrew. Psybeam. Sta buona, tra l'altro. Cioè, oddio, sta buona. Stab e basta. Non è né stabina né stabona, Psybeam.
Se no, raga, io mi tengo sketch. Se no, io mi tengo sketch per un po'. Scusate. Cazzo polis? Cazzo polis. Adem? Ivan Ricci, però invece sai cosa converrebbe a voi? Leggere le regole. Non posso farla quella cosa che dici tu. Oh, qui ovviamente Brick Break è un'ottima soluzione. Però ti giochi EQ. Cioè vuol dire che non ti tireranno mai più EQ. Cioè vuol dire che non imparerai più una stab. C'è un motivo se più ci faccio move e non deposita? Ah, sono abituato così. È più comodo in contesti normali. Qua in realtà sarebbe più comodo deposita. Però mi viene, non mi viene. Allora, qui ci sono un po' di alternative che potremmo seguire, secondo me. Allora, cerchiamo di schiacciare Q. Sperando di beccare una mossa buona per il tipo buio, ad esempio, calcio uno shift più avanti. Facciamo una giocata iper conservativa da pill. Prendiamo Brick Break. Risolviamo qualcosa. Ma non abbiamo. Ci siamo giocati un potenziale EQ. E non abbiamo. Insomma. Il Pokémon perde logicamente di output offensivo. Oppure facciamo una giocata un po' più improbabile. Cioè ci teniamo sketch. Evitiamo di scoutare sui selvatici. Ci teniamo sketch. Non c'è la call su Shedinja. Shadow Ball non è una call su Shedinja, infatti. Oppure ci teniamo sketch da parte. E se giocando vediamo un EQ, proviamo a prenderlo.
Perché poi questo con EQ non ti dico che sweepa il gioco, perché però oppure rischiamo le ball sugli allenatori, esatto, che può essere un'alternativa volendo. Siamo un po' folle. Avendo soundproof si può anche provare a scoutare gli allenatori. Non nella palestra, chiaramente, non in early game, chiaramente, ma in mid. Vai. Magari si schioppa qui, eh. Tempo 0.2 secondi. E siamo già nella merda. Bene. Ovviamente per la peel si va a prendere... Cioè, per la peel avremmo preso chiaramente Brick Break, però... Siccome vogliamo provare a vincere, ogni tanto... Ok. Certo che rischio di perdere contro Petra senza la quarta mossa, ma non devo far... Cioè, questo non è un Pokémon... God come... Cioè... Cioè, non è la differenza tra Ice Punch e Ice Beam che c'era per il Kingdra, per Trenitalia. Cioè, qual è la differenza tra Brick Break ed EQ? Me la rischio. Perdo contro Petra, pace, si resetta. Mi sembra di essere... Mi sembra di essere abituato. Ok. Lucky. Drop della Special Defense. Se qua mi curo, 34, muoio. Lui ha droppato la special defense, quindi Bubble Beam potrebbe fare dei gran danni, potrebbe shottarlo. Se mi curo con Energy Powder, poi dopo mi trovo a 30 HP circa, rischiandomi anche un crit che non mi shotterebbe comunque, ma adesso no, non è vero, in realtà potremmo essere roll di crit. Se faccio Energy Powder mi ritrovo a 35 HP circa. Alternativamente, qua gli ho droppato la special defense a lui, quindi Bubble Beam c'è il rischio che kill. Shedinjo, Shedinjo, trova la call su Shedinjo. Allora, io spero che non abbia una erba. In realtà, questa è una free kill. Curati sul prossimo. Questo potrebbe non avere una erba. Ok, in realtà è un'altra free kill. Ecco, Intimidate, potenzialmente... Tira un Energy Power, potenzialmente ci ha fregato. Se ha un non può avere un'erba, è impossibile che abbia un'erba. Dai, vinto. Pupo sprecato l'energy powder. Questo qua non ha special defense. Energy powder bruciata. Questo non ha attaccato. Va bene. Ce n'è un altro però, mi sa, vero? Forse ho contato male. Sì, infatti. Joystick. Vai. Flutter. GG. Che è incredibile sto joystick. Da un giorno all'altro ha smesso di funzionare. Bene. Bella. No table. Peccato. Early bird. Piglia. Vai. Explosion, ottimo meme. Allora, adesso che abbiamo taglio... Cazzo, sto dicendo scherzo. Oh, ne ammazziamo uno e l'altro proviamo a tirargli ball per vedere che mosse ha. Ok. Psy wave. Fire attack.
Sky uppercut. Sky uppercut stab. Non fa niente, ma perché non ha attacco fisico lui, eh? Minchia, sto sudovuto. Scusatemi, mi è capitato sott'occhio. Killam. Frate, non so che Hidden Power è, non te la posso dare. Magari è buona, ma Metal Sound. Ma che troia. Va bene, se non altro lo sketch rimane. Vai. Con che criterio alcune MT si possono imparare, altre no? Coin flip. Culo. 50-50. Allora, pigliamo gli item. Poi andiamo su. Rare candy. Va bene. Ok, energy powder. Non si butta per ora. Netball. E... nessuno cambia il mio che nessuno caga Osso Boomerang. Perché Osso Boomerang è peggio di terremoto. Se adesso mi venite a dire che io ho detto che Osso Boomerang è meglio di terremoto, mi impazzisco. È meglio con Compound Ice. Non di certo di base. Vai. Sketch solo su EQ. L'idea è quella. Poi. Vai. Cioè che devo mettere lo stile 7. Bubble Beam. Tiff. Full Restore. Passala a me. Giftami la full restore, no? Gesù Cristo. Vai. Vale. Ho già messo su 7. Madonna, ma sono così studiato, che forte. Mi capita di poterlo schiacciare e non lo piglio, ma forse no. Ecco, questo è l'unico rischio che ha sta giocata, ovviamente. Quindi varrebbe la pena farlo sugli ultimi Pokémon degli allenatori, forse. Ah, questo qua ne aveva solo uno. Così da essere comunque tutelati. Crunch. Che danno. Vai. Famo cazzate. Repel. Luxury Ball. Però non è così worth prendere qua al posto di Brick Break. Ok, va bene. Ci sta. Per me io la penso diversamente. Per me scambiare una 75 di potenza con una potenziale 150 con un typing che dico che sia migliore, però offensivamente clamoroso, per me è una follia. Bright Powder. Vabbè, io ho una chest berry, ma ti direi che la risparmio, no? Grovyle. Shadow Ball. Ok. Va bene. Fammi vedere... qui cosa c'è? Dovrebbe esserci solo Wishmore qua. Solo Wishmore che ovviamente però è randomizzato, quindi. Va bene. Vieni qua. Vediamo un po'. Vediamo un po'.
Buono. Buonissimo. Forse raggiunge anche il 29 per la palestra di Rudy. Prendi repel. Che prima ho sprecato tutto in ball. Vai. Vai, Ale. Abbiamo anche un po' di cure, se non altro. Thunderstone. Livello di quei... Minchia. Eh no, Registeel non si può provare a scoutare. Slap. Joom. Minchia. Cioè che abbiamo proprio un set di mosse che in qualche modo riescono ad avere zero coverage nonostante siano di tre tipi diversi. Impressionante. 3000 tipi acciaio, bene. Cazzo, era normale, potevo... Vabbè. Zinco, tiralo. Lava cookie. Allora, repel. Qua curati. Cioè, curati, sì, buongiorno. Prendi, volevo dire, prendi flash, energy, root, ottimo. Per anche vendere roba. E sistemare la borsa. Allora... Quick clone. E red float. Oh, la situazione è particolare. O ci intestardiamo con EQ o bruciamo sketch. E prendiamo brick break, che non è ovviamente bruciare. E prendere una super efficace. No, ho sbagliato. Perché questo cita il gioco, Simone. Non decido io che Pokémon prendo. Guardare le run in cui trasto Pokémon che possono vincere. Muoiono sempre. Questo è, cioè non è che c'è molto da dire. Psycho Boost. Sì, Marco, quella cosa che scrivi la sappiamo tutti. L'abbiamo già letta, siamo tutti d'accordo. Il punto è un altro. Il punto è se... con Confuse Ray, però poi magari Sketch mi fallisce. Il punto è se vogliamo prendere Q per avere una call buona sulla stragrande maggioranza dei Pokémon. Che è esattamente come come hittare un Brick Break super efficace sui normali, per intenderci.
Oppure, se noi vogliamo avere Brick Break, non sculare quasi sicuramente Q né tra le mosse né tra le MT, chiaramente. E rischiando qualcosa, magari su qualche Pokémon. Sti cazzi che non hito Skermory, Levitanti e il mio pisello. Il discorso è un altro, quello lo so anch'io, non mi serve che me lo diciate. A parte che Skermory lo posso hitare con Bubble Beam. Ma al di là di quello, che è comunque una stab. Ma al di là di quello, poi se devi cercare le call sui Levitanti, fai prima ad ammazzarti. Non ha senso. Gli unici problemi sarebbero Cacturne e Shiftry a quel punto. Gli unici problemi grossi. Mai e Q, tiri una 75. Brick Break sarebbe il doppio del danno. Secondo me EQ è comunque una buona call su di loro. È chiaro che devi trovarlo EQ. Ovvio che qui è meglio, il punto è dove trovarle e come ottenerla. Avendole tutte e due a disposizione, il dubbio non si dovrebbe neanche porre. Appunto. Perché non cercarla? Allora sei d'accordo con me? Perché l'alternativa è ovviamente mettere Brick Break e poi nel caso dire vai, magari EQ arriva dopo. Chiaro che EQ però dopo è molto difficile che arrivi. Poi mettici che non abbiamo molta difesa fisica, quindi Sketch potrebbe essere difficile. Mettici che... Oh, di nuovo ho sbagliato. Ovviamente non posso controllare le mosse dei Pokémon che catturo, sennò siamo tutti intelligenti. Sarebbe figo. Ma io ti prenderei anche Bulk Up. Secondo me è l'altra alternativa che ha sto Pokémon. Cioè, Bulk Up è una gran mossa. E secondo me, se becchiamo Bulk Up, gliela dobbiamo dare. Meglio di EQ. Manco quella viene fuori. Però in compenso ho visto 13.000 Hyperfang. Ha solo una fisica, Bulk Up non è da dare ora. Non sono d'accordo, ci sta. Bulk Up salva il Pokémon probabilmente. Perché gli sistema quella difesa lì. Sì, Gianluca, se vuoi giocare la challenge come si deve, sì, vale la pena. Altrimenti si gioca a Tetris. Comunque ho finito le ball per scoutare, raga, quindi... Soldi ne ho. Pochissimi. Però posso vendere roba effettivamente.
Beh, questi qua entrano sicuro, cioè, con ste ball. Ma pensate. Se la cerchi questa non la vedi mai, eh. Rapture non la vedi mai nella tua vita. Allora. Sì, no, effettivamente ho una quantità di soldi. Pipiap ce li avrei anche. No, sistemiamo un attimino le cure. Magari oltre a Break Break c'è qualcos'altro. Laudre dà un'ultima mossa da vedere, vero? Se uscisse Magnitudo, Alt F4. Magnitudo è una delle mosse peggiori che ti possano capitare tra quelle che fanno danno. Non sai nemmeno quanto danno faccia. Che io sono sinceramente dubito, cioè abbiamo beccato dei counter interessanti. Ovviamente tutti tipi acciaio, si intende. Quindi se riuscissimo a prendere una mossa per gli acciaio ci avvantaggerebbe, poi è chiaro che... Ma guarda questo! Spout sarebbe anche interessante. Qui cosa c'era? Tutte delle mosse fantastiche sarebbero utili con tutt'altre statistiche.
È che sto finendo le ball. Allora... Provo a vedere pescando. Minchia la pesca su sto gioco, mamma mia. Ale! Fratello è scemo. Ragazzi, vi posso dire una cosa? Che per carità, forse è anche quello che farò, eh. Non diciamoci cazzate. La verità è che voi volete andare avanti nel gioco perché siete pigri e non ci avete voglia di cercare Q. Dio merda. Ok, qua non si scouta. La verità è che siete pigri. Ci sta, ammettiamocelo tutti. Anch'io a breve cambierò idea. La verità è quella, è pigrezza. Andiamo avanti, speriamo di non dover faticare adesso per faticare dopo. Pigrizia. Né più né meno. No, non c'è una... E chiaramente la giocata ottimale. Non c'è dubbio. La giocata ottimale è questa. Chiamiamola come si deve. Pigrizia. Cioè, la giocata ottimale è questa, non ci sono dubbi. Se parliamo di giocate ottimali. Poi, se invece vogliamo raccontarci le favolette, beh, Magical Leafs, l'occhiello è impazzesco. Giocato ottimale, le sterfiche non trovi King Dragodmon tra gli starter. Peccato che è bannata sta giocata teoricamente, Simone, quindi. Giocato ottimale è prendere Kyogre, Water Spout. Vabbè, sono bannati, fa niente, ho giocato ottimale. Ma che gli ho tirato una Mega Ball? Allora dai. Sapendo consapevolmente di rischiare, che in realtà è perché all'80, al 90% sono pigro, al 10% mi cago addosso di scoutare. Vado. Mi curo. Vado. Spero di sopravvivere. Non vado a prendere Brick Break perché poi rosico. E ci teniamo sketch fino alla fine. Consapevolmente una giocata da troll. Ok, questo mi devasta. Abbiamo perso. Posto. Niente dalle Brick Break ci faceva vincere, ma... Ma da sai che tirare terremoto qui ci faceva shottare.
Mi dai un minion? Mi one shot con il Steffit. Non tirare due volte Swagger. Va bene. Silium. Conviene sempre Magical Leaf sulla carta con questi attacchi che abbiamo. Speed boost. Ok, giù. E l'ultimo è il campioncino. Golbat Sandstream, tranquillo, sono tipo terra anch'io. Roleplay, Bubble Beam e tanti saluti. Va bene, prova. Magby, Shadow Ball. Bubble Beam. Un drop della Special Defense. Questo Magby è gigantesco. Giù. Con la super efficace erba. Groudon con la super efficace erba. Questo non lo battevamo né con Break Break, né con EQ, né con il sesso made in Italy, né con il sesso made in Turkey. Insta Groudon con la per 4 erba. Centro. Crocono. Dai, va bene. Bello in realtà sto Crocono. Bello. Interessante. Più per una, cioè ovviamente si intende per una Ivoran, poi c'è il color change, questo è da ricovero, però statistiche bilanciate. Solar Beam. Gameplay italiano perduto. Bene. Dai, cerchiamo di recuperare anche da questa. Purtroppo era cresciuto proprio male in difesa fisica e a dimostrazione che la run di Andrew è stato un mezzo miracolo. Sinistra. Venomoth. Bello. Non so perché non ho fatto signal. Bello, questo... Questo non può mai battere. Però non era contro Primeape. No, contro chi era? Non era contro chissà cosa, no? Ma tipo Iron Tail per il drop della difesa fisica. Che solo gli altri possono beccare. Io non ne ho. Centro, Dratini. No, neanche il crit mi salvava, andate tranquille. Manco il crit bastava. Manco il crit bastava. State sereni. Manco quello. E questo è il videogame, ragazzi, purtroppo, eh? Ipnosi in tubo. Storia della mia vita, ipnosi in tubo, eh? Psycho Boost. Ora prova a vedere Drill Pack. Spam di ipnosi. Tra l'altro più veloce, spam di ipnosi non è stato molto furbo, in realtà. Direi che non ha cambiato le cose, eh? Così su due piedi. Sinistra. Omastar. Vai, per 4.
Peccato per quello special attack. Troppo basso, con Crabhammer poteva essere giocabile. Cioè, oddio, con Crabhammer e altre mosse. Vai. Xatu, Sweet Kiss. Xatu Drizzle. No, ok, ho cambiato idea. Forse avrei dovuto fare Sweet Kiss. Beh, mamma mia, miss di Sweet Kiss. Vine Whip, giù. Posto. Bene, se volete iscrivervi al canale, ormai non mi è rimasto nient'altro nella vita se non quello, quindi grazie. Vi ricordo che è finita la stream, poi andiamo diretta al video di Emerald Rogue. Centro. Escape Room di nuovo. Bel set, se non altro. Questo è un Godmon? No, che okay. Ma che cazzo devo fare? Vai, provaci. Perché alla Kazan Fire Punch a noi non capita. Mi sono chiamato A. Vabbè, me ne sono anche accorto. Centro. Mr. Mime. Che sai, avesse delle buone mosse. Avesse delle buone mosse speciali, puoi anche farci un pensiero a suo modo. Ma Cristo, già, Blizzard che miss, Outrage che ti locca e Blastburn che ti blocca. Centro, Warpon. Non che ci fosse di meglio. Almeno se vinco faccio evo. Boh. Gameplay, ragazzi. Il vero gameplay italiano. Neanche il leveling. Neanche il leveling di Hitmonchan. Neanche quello. Crunch. Dai, due hit forse. Easy. Beccatevi questa evoluzione random. Tanto sarà Kakuna. Ma guarda te in cosa si è evoluto questo. Pensavo nemmeno fosse possibile, sinceramente. Credevo che almeno a Cascun ci arrivasse. Vabbè, Weedle, fai una cosa, va. Weedle, fai una cosa. Thunder Punch, easy win. Oddio, c'ha Truant. Vai, out. Altra Evo. Metapod, bene, dai, ci siamo. Che statistica sto Metapod, bello. Non me ne frega più un cazzo. Bravo. Evoluzione di Metapod. Easy. No, dai, fammi dammi l'evo di Metapod, ti prego. Ma no, non farlo, tranquillo.
Frate, va tutto bene. Bravo! Vai. Kakuna. Yam. Huge power. Che Pokémon è? Reset, per favore. Per favore, resetta, per favore. Ma non l'infermiera, frate. Resetta questa roba. Resetta questa roba, per favore. Vai, tra i meme l'abbiamo fatto. Destra. Ho capito, frate. Vai. Minchia, manco dici si è evoluto in uno che può, si può rievolvere. Questo è diventato Yanma. Ma poi Yanma con quelle BST lì. Yanma con quelle base stats. Ma ce ne andiamo conto. Vai. Easy per il boss. Perfetto, roll, abbiamo perso. Potevo tirarmi una pozione. Ho sperato che prendesse un roll basso. Tanto sto a giro con Voltorb, cioè nel senso. Centro. Delibird. Mamma mia. Quasi quando sta smettendo molto più alte. No, non è la tua impressione. Di base è fatto così. Cioè, si, però, cioè segue la logica dei giochi Pokémon di base. Il Pokémon si evolve in base stats migliori. No, non è la tua impressione. Finita, vero? Dai, mi devo concentrare, ragazzi. Ho bruciato un po' di run per il tilt, ma... io non me lo merito, credo, Cyberpunk. Vai. Dai, che tra poco c'è il try 666. Destra. Antail. Ma perché Antail? Perché questo attacco speciale così brutto? Ma perché? Ah no, Rosario, allora quella sì è una tua impressione. Non c'entra niente, è sempre randomizzazione. I Pokémon sono sempre uguali a prescindere. Vabbè, ho capito, fra. Cioè, non vincerò mai. Bel set questo Wailord, eh. Proprio un peccato aver preso Antail noi. Extreme Speed che ci killava, non male. Sai BM, era interessante. Sinistra. Niente, è scriptato per farmi... Ammazzami! Ammazzami, Iglybuff! Ammazzamelo, Iglybuff! Tu mi ammazzi, Iglybuff! Mimo, vai! Mimo, vai, uccidimi! Bravo! Oh, là!
Forse un fattore di V può essere, ma resta una tua impressione. Cioè, non c'è nessuna logica per cui quella cosa che dici succede. Può capitare. Ci possono essere di mezzo le EV. Ah, guarda, ecco, forse le EV, perché tu hai già farmato delle EV e quindi hai statistiche migliori di uno base. Ecco, quello sì. Ecco, quello sì, ci avevo pensato. Centro. Capture. Vai, vedo ora. Fammi tuo. Porco Diaz, dai, frate. Ciao. Vabbè, traccia. Proviamo a vedere il lato positivo. Traccia. Poi per il resto lascia perdere. Grazie che... Mamma mia. Vai. Per le V può essere. Quello non ci ho riflettuto. Però se fai una Evo, cioè se vuoi il Charizard 36, hai fatto in tempo a farmare un po' di EV e quindi di base hai un Charizard migliore. Però non, niente che non sia legato al fatto che quel che quel Pokémon l'hai già giocato. Vai. Ti prego, regge. Crit. Destra. Tocca. Let me do it for you, cazzo, è lui. Oh no. Dove cazzo voglio andare? Oh. Trastiamolo. Protect. Ma forse su Scary Face ad alcune condizioni che non mi vengono sincero neanche in mente. Vai, let me do it for you, portaci alla win. Stuntler. Oh, 465 di BST, eh? Come Andrew questo di BST. Vai. Leaf Blade. Chiedo dove le cavate fuori queste statistiche. Non crescerà bene. Un po' fragile in special attack, in special defense. Ma pure l'attacco fisico è giocabile a momenti. Dove cazzo le tirate fuori, ragazzi? Comunque Fire Punch è meglio di Leaf Blade. Vai Stuntler, è tua. Protect è giocabile. È quando... No, Protect è la prossima che vola, ragazzi. No, non riesco... No! Dai, ti prego. No! Future Sight. Protect. Fire Punch. No, c'è Protect anche lui, ok. Future Sight bypassa Protect. Porca troia, l'ho appena detto! Protect God Move! Protect God Move! Future Sight fallisce. Mossa. No, bannata. Yeah. Dammi un ice. Niente, Walter. Meganium al posto di Blissey perché Meganium è il mio Pokémon preferito. O almeno, come minimo, il mio starter preferito. Future Sight into Protect. Ok, Future Sight into Protect è la call della disperazione. Let me do it for you. Vai, Stuntler. Non sei neanche un cane, cioè sei una renna. Non c'entra assolutamente niente. Lava cookie.
Full restore. Lax incense. Full restore, scusami, ho bypassato così. Vai. Special defense non esiste di Stuntler, eh? Ecco, abbiamo trovato il problema di Stuntler. Questo mi ha parrato con statico e il Pokémon dopo aveva Smelling Salt. Vai. Giù. Premier Ball. Twisted Spoon. Ma la difesa fisica, sai, è ok. Non è bulky, eh. Capiamoci. Biscrick. Non è bulky. Capiamoci. È ok. Non è ok la special defense. Però no, siamo d'accordo. Non è nemmeno alta la difesa fisica. Flash Fire. Ma sai che stando dalla sensazione che tu mi debba imparare una mossa, anche solo fisica? Moomilk. Cazzo, che belle cure. Si sa già come verranno sprecate. Vai. Come hai tradotto Smelling Salt? In italiano è maniere forti, se non sbaglio. E non sbaglio. A livello 19, nuova mossa. Tra l'altro qua al 17 vuol dire... Futuside colpisce Shedinja. Sai che dovrei informarmi? Credo di no. Perché... non checka la type effectiveness, ma... ma credo che... l'immunity... sì. Se lo colpisce una cosa su Shedinja non si toglie mai. Roar. Allora. Roar no, ovviamente. Allora. Future. Sai. Ma poi scusatemi, abbiamo Fire Punch su Shedinja. Ma che cazzo stiamo facendo? Avete ragione. Abbiamo Fire Punch su Shedinja. Che cazzo stiamo facendo, ragazzi? Spazziti. Proteina. Per anche dargliela. Teniamola se impara delle mosse fisiche. Vai. Dai. Dai, 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 dai. Oh, non abbiamo una mossa per ittare i draghi e simili. Se... andiamo in difficoltà, abbiamo Future Sight. Ai. Minchia. Più Mist Ball, questo è antipatico, eh. Vai. Questo mi ha droppato la special attack. Altro. Mamma mia, ma che livelli ho fatto? Ma ho fatto il pescatore oppure ho livellato random così? Ma l'ho fatto il pescatore sul primo percorso? Ok, colpisce Shedinja, figo. Non l'ho fatto, minchia, sto al 21 qui, ragazzi, è iper overlivellato attualmente il Pokémon, eh? Impressionante. Va bene. So solo che è contento, eh? Anche perché se al 25 mi prende una mossa buona... buttala via. Vai. Se gli va di culo pure... no, che palle, ragazzi. Eccoci qua. Tira un Future Sight. No, fra.
Testa, testa, testa. Usare la testa. Codiaz, però non è possibile che ogni volta che becco... Che becco Salamence c'ha la stab, la super... La per 4, il sesso e le palle. Tutto c'ha. Dai. Cazzo di Future Sight. Guarda te come mi è toccato uscire dall'allenatore basico. Protect fondamentale. Cosa ho detto? Non serve Protect. Con Future Sight fondamentale. Future Sight è la base del gameplay. Vai. Livello 23. Vai. È pensato una challenge con solo Pokémon che non si possono evolvere. Non l'ho pensata, l'ho fatta. Trovi il video riassunto. Pokémon nero con solo Pokémon che non si evolvono. Voi non avete idea di quanto sia forte Darumaka. Pokémon indecente. Chiedete scusa a mio fratellino Darumaka. Un Pokémon sontuoso. C'è il video sul canale. Siamo veramente in difficoltà sui draghi e simili. E su questo. Rough skin. Intendo un Pokémon tipo giraffa e draghi con ossigeno. Li ho banditi apposta da quella challenge perché sarebbe troppo facile. Allora in caso no. Challenge con solo web effetto, ci ho pensato, la vedo troppo monotona. Allora non lo so. La verità, ci proverò. Non lo so, vorrei scriverla bene per Wabafet, perché sì, rischia di essere troppo monotona. E secondo me bisogna trovare il gioco specifico per poter sfruttare delle gimmick. Ok. Però aspetta, ho skippato una bacca qua, per forza. Ho solo una cherry, dovrei averne almeno due di bacca come minimo. Quali non ho preso? Ok. Ah, giusto, la chest berry, vero. Torniamo altre challenge, ti vedo fossilizzato sulla Kaizo. Perché non sto facendo Emerald Rogue su Twitch, non sto facendo Emerald Kaizo con Nuzlocke. La verità è che non è che mi vedete fossilizzato su alcune challenge, è che seguite solo quelle che vi piacciono. Cioè, non tu nello specifico, però è così. La verità è che ne sto facendo tre. Anche se Emerald Rock adesso con la pilla è un po' in pausa. Fai punch. Ok, bene. Bene. Ok. Mossa, dai. Minchia. Allora, qui il problema è... È una call migliore o peggiore di Future Sight into Protect into Si Prega? Mettila su Protect. Ok. Abbiamo due cure interessanti, abbiamo bruciato la pozione, vabbè. Ok, Fire Punch. Non ci credo.
so che cazzo dire. Va bene. Leaf Blade. Sharpen. Qua arriva Future Sight, danno ne farà. Ok, fallisce. Zoom. Zoom. Ho solo Leaf Blade fondamentalmente. Zoom. Questo fa un danno atroce. Zoom. Perso. Circle. Miss. Outrage. Morti. Ok, non siamo vivi. Ok. Dai, siamo out. Con un Moo Milk bruciato, ma siamo out of Petra. Livello 27 dopo Petra, mamma mia. Bene. Sky Attack. Minchia, però, cioè, non si può vivere così, ragazzi. Sky Attack. Mosse che ricaricano Simulator. La voglio mettere su Future Sight per ittare dei Pokémon. Sky Attack è comunque una 140. È come tirare una doppia 70. O la metti su Sheer Cold a sto punto. Poco attacco fisico, vero? Forse su Sheer Cold è l'idea migliore. Però Future non la userò mai, cioè avete ragione. Ma per ora rimaniamo così, poi vediamo. Non abbiamo preso Nation Slave, è vero, no? Allora tocca. Peccato aver bruciato il Moo Milk. Però in quelle condizioni c'era poco che potessimo fare. Tra l'altro, anche con incredibile. Con una Mega Ball non è entrato. Dicevo, anche con frate, cioè, dai, veramente, eh? Cioè, veramente, sei un cazzo di schiavo. Oh. Vai. Dicevo, anche senza la Rain sarebbe cambiato poco. Double Edge, Lickitung non era facile da reggere. Perché sto guardando le mosse? Non dovrei. Sono distratto. Synchronize. Ok, no, Synchronize non va bene come abilità per l'Asham Slave. Cazzo, ma io c'ho Synchronize. Ma avranno tutti Synchronize se possono. Oh no. Ci avranno tu. Se hanno Synchronize, avranno sicuro Synchronize. È finita, eh? Vai. È proprio finita. Fivas. Ok. Vai. Magma Armor va meglio. Allora qua aspetta che ci sono le gemelline. Vado a curarmi qua sotto. Non ho preso taglio. Sono stato poco furbo. Decisamente poco. Ma che faccio? Pazzesco. Fermi tutti. Io mi devo curare. Oh. Vai. Taglio non l'ho tirato su. Sono poco furbo. Ma almeno ho guardato le Sky Uppercut. La imparo? Ok, sì. Sky Uppercut, sì, ti piacerebbe. Sky Attack. Magma Armor nel doppio non è un po' too much. In cosa sarebbe too much? Impedisce al mio Pokémon di frizzare. In cosa sarebbe too much Magma Armor? Adesso sono curioso.
È tipo fuoco run, eh? Vai. Allora, peccato che non si arriverà alla mossa al 31 da Rudy. È un po' un Rosic, però. Oh, Black Glasses via, questo via, questo via, questo via, questo via. Via, proteina tienila per ora, via, via, via. Shell Bell, via. E Spite, via. Sky Attack, la tieni. E siccome non ti fa vendere la Moonstone per qualche ragione astrusa, butta. E compra i Repel, già che ci sei. Bene. Vediamo se prendessi taglio che succede là sopra. Questo al 31, anche se overlivellato, secondo me al 31 non ci arriva mai da Rudy. È troppo, oggettivamente. Penso che possa arrivare al 30 e mezzo se davvero è tanta roba di leveling. Ah, Magmarmor, pensavate funzionasse come Flame Body. No, ragazzi, sono due abilità diverse. Magmarmor è quella che previene il congelamento. Ah no, è un'altra abilità. Vai. Alem. Perfetto. Ah, ci sta che l'abbiate pensato. Però no, c'entra niente. Ok. Giù. Cioè, magari fosse come Flame Body, infatti. Iron. Vai, che migliorare la difesa non fa mica male a sto Pokémon. Special Defense, se non altro, non è crollata. Eh? È comunque meglio. Cioè, questo Pokémon è assolutamente meglio di Whiskash. Soffre i draghi, fuoco. Purtroppo fuoco e erbe insieme possono sembrare coverage, ma in realtà non fanno così tanta coverage come potrebbe sembrare. Vai. Roast. Venom. Luxury Ball. Poi inutili sti item. Anche sti allenatori, in realtà. Black Belt. Serve una mossa roccia, serve una mossa ghiaccio. Oddio, ghiaccio. Anche acqua, dipende. Cioè, i tipi acqua. I tipi fuoco con il tipo ghiaccio mica li counteri. No, ok, non ci arriviamo mai al 31. Non avevamo una rare candy, vero? No, era nella run di Andrew. Cioè, Andrew. Potenziale Andrew 2 che non ha capitalizzato. Volevo togliermi la bacca, come diceva la chat, però va bene, chiamerò il presidente. Mi davi un attimo. Vai. Va bene. Ah, vero, sì. Giù. Giù, 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 giù. Fire Punch. Alem. Bello. Bello il fatto che avrei sempre Relicant, potenzialmente una gran notizia. Oh, potenzialmente al 30 ci arriviamo. Il resto è un po' complesso. Dammi una curella prima di coso, che secondo me non la vedo benissimo. Carbos. Vai. Il powder. Moonstone. Vabbè. HP up. Minchia, uomo e V lui, eh. Ah sì, non ovviamente non necessariamente Ice Beam, Ice Punch, Icy Wind. Ma anche sulle... anche Water Gun qui è meglio di... cioè... infatti noi abbiamo Sheer Cold come Cold della follia. Altra proteina che dobbiamo tenerci da parte. Cioè noi abbiamo Sheer Cold come Cold della follia, ragazzi. Se arriva un Pokémon del genere ti giochi il 30%. Chiaro che chiunque sano di mente vorrebbe evitare questa eventualità. Allora, penso che sia uno dei Pokémon più livellati che siano mai arrivati a questo punto.
Non penso che abbia le carte in regola per arrivare al 31. Oddio, dipende molto dalla palestra, probabilmente. Dipende molto dalla palestra. E sono già quasi al 30 qui fuori. Ma vediamo. Non penso però, sembra molto difficile. Altra cherry, niente altra cura. Cosa abbiamo come cura? È una full restore, vero? Nel caso ci tireremo la full restore, ragazzi. Non... Master Ball, posto. L'ultimo item prima della palestra, è un segno. Abbonati, è il momento di spammare le Master Ball se non è un problema. Grazie. Ne approfitto per ricordarvi che se volete abbonarvi, potete farlo. Con... punto esclamativo abbonamento. Troppo le Shem Slave e poi andiamo. Perché ho attivato il repellente, lo so solo io. Cherry Berry in spalla e let's go. No, abbiamo 6 Pokémon, non saliamo mai al 31. Vai. Fire Punch. Minchia, non ho curato i PP. Una cagata questa. Ops. Ok. Non mi sono curato i PP. Speriamo sì, che con questi Pokémon quando arriva al 31. Speriamo non serva. Ok. Ok. Livello 30. No, per no. Più special defense su tutto. Non me lo segno perché ho tutto, però. Cerco di usare un paio di replay, magari crittiamo anche. No, fra sincrono. Non ho cure per il... ho la full restore. Ho un heal powder. Ma lui sta tirando... qua devo killarlo per forza. Vado pure strada. Full restore turno 1 obbligata. Full restore obbligatoria. Turno 1. Perish Song. Cotton Spore. Minchia. Vai. Giù. Danno. No. Oddio, si cura. Aspetta, GG. Che culo. Meno male che la CPU di sto gioco è stupida. Ipnosi. Non c'ho una call nella mia vita buona. Fire Punch. Fire Punch. Ma. Sheer Cold. Bazzi. Più special defense. Spiegami adesso questo che cazzo ha retto. Cioè, non ha senso. Questa era, gli ho mollato una 150 con 102 di attacco speciale. Questo ha fatto curse into rolling kick. Boh, vabbè. Non ho molto da dire, vostro onore. Ah, giù, certamente. Certamente.
Magari un hit di ma la butto lì, un hit di food di puro gelo quando capita che serve. Niente, vabbè. Hard counter. Centro. Ah, forse la Tic Fat, vero? Sì, probabilmente la Tic Fat per fare quei danni. Vero, ha senso. Boh, vabbè. Oh cazzo, di nuovo? Uno dice, magari ha tanta difesa fisica, special di shockwave. Voltaps. Niente, signori, siamo tornati in quel loop, eh? Non si riesce a fare gli out. Centro. Moltres. Oh, scelgo io. Executor contro Keklon, meglio di Keklon contro coso. Mamma mia. Vabbè. Era molto carino quello Stuntler, ragazzi. Mi è dispiaciuto perderlo. Però direi che... Oh, con questo specialato che ho Fire Blast lo provo. Dio merda. Scusa. Minchia, l'ho cancellato, eh. Bello. Completamente cancellato questo. Mamma mia. Vai. Ovviamente si switcha, però questo se gli va bene l'auto lo fa. A parte che, sì, no, a distanza non è nemmeno inguardabile, però... Executor, fragile in special defense, deve imparare tre mosse in una robe, questo non ha una possibilità molto bassa di essere buono. Minchia, è vero, Destiny Bond, Executor. Non dimenticherà mai Destiny Bond. Oddio, forse... Wailord, sai... Forse al 19 è la prima che dimentica. Forse sta prima in lista è la prima della... Devo impararla sta cosa, in effetti. Guarda, Wailord al 6 è interessante. Se, cioè, essendo la prima mossa dell'elenco, secondo me potrebbe dimenticarla al 19. Che sarebbe già tanta roba. Appena viene fuori Wailord al 6, lo si prende blind. Sia mai che è buono. Comunque, se non altro, le ultime due run che ho avviato con un Pokémon sono riuscito a fare Out of Petra due volte di fila e arrivare ad Out of Fruity. Anche Cloyster potrebbe essere interessante. Prova a fare Curse e boostati. Bene, prova a fuggire. Bene, bene, sei morto. Vabbè, ne approfitto per scoutare una mossa. Outre. Vai! Bello! Vabbè, senti, io a sto punto c'è oltre ad Outrage. Smog. Oltre a Smog.
Outrage. Ha senso. Ragazzi, ho tenuto la run, però ho appena bruciato una pozione, cioè... È grave, eh? Questo proviamo a scoutare, ma mi convince zero, onestamente. L'attacco di Cloyster non era male. Vero! Vero! L'attacco di Cloyster, perché è vero che non ha per 4 quel Twin Needle. Però eravamo dopo un curse con difesa 34, lui stava al 6. Però Cloyster come fai a scoutarlo di nuovo? Cioè ti ripigli il rischio. Vero è che sembra più convincente di Wailord. Poi Cloyster non impara mosse. Però al massimo fai out of bullo e poi lo cambi. Direi che il primo che viene fuori al 6 tra Wailord e Cloyster lo prendiamo, raga. Prova. Spero di non essere avvelenato. Ok. Non era però dopo che avevo tirato curse. Quel Twin Needle, raga, è una 200 di potenza. Ci sta che non ci shotti perché abbiamo tanta difesa. In realtà abbiamo anche pochi HP. Sinceramente non mi sembra nemmeno così tanto grosso sto Cloyster. Però Morning Sun. Non impara mosse, Twin Needle, Morning Sun, la sasta. Lascia proprio perdere, cioè. Lascia proprio perdere. Lascia proprio perdere. È pur vero che ne impara due di mosse Cloyster, ma questo c'ha Morning Sun. Cioè vuol dire che hai una mossa in meno e non ne impari né nel breve né nel lungo termine. Sembra un po' un rischio che non c'ho molta voglia di correre, ecco. Sì, l'alternativa di andare al bosco con Exeggutor è che questo Wailord qua non sembra tremendo, se non altro. Cioè, quello smog lì... Minchia, mi ho scliccato. Smog non aveva fatto dei bruttissimi danni, mi ha tirato curse. Un altro circo. Un altro share cold. Bene. Ciao Valerio, benvenuto. Senti, dai, proviamo Cloyster. Non mi convince nessuno dei due, però magari Cloyster. Forse di stats. Ci avete visto benissimo sull'attacco fisico. Meglio di me. Penso che sia oltre ogni più rosea aspettativa questo Pokémon in attacco fisico. Il problema è che poi guardi il resto. Miss di Sky Uppercut. Dai. Guarda come salgono le statistiche e piangi. Addirittura non scappa da Snubbull. Ma sai che alla pill puoi anche farci un pensiero a questo.
Non è super lento. Fra? Electabuzz. Il primo allotto con buone BST lo prendo, eh? Ma scusami. Non Dustox, non Dustox, cioè. Dai, dammi Electrad, Electabuzz allotto. Bene, Fake Tears. Detect. Electabuzz. Niente, adesso non spammerà mai più. Cioè, non spawnerà mai più. No, è solo al 6, è solo al 6, ho capito. Ho capito il concetto. Dai. Dai, ho capito il concetto. Capito il punto, ci siamo. Vai. Ma mi dai il Pokémon? Grazie. Grazie. Quell'altro, quello giallo. Quello giallo mi serve. No. Quello giallo? Quello giallo? Bene. Io voglio il giallo, per favore. Pokémon giallo con le striature nere. Per favore. Niente. Guarda che Pokémon, eh? Rare Candy. Guarda che Pokémon che ci sono. Guarda i Pokémon che il videogame ci mette a disposizione.
No, ma osservali. Guarda, 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 guarda. Incredibile. Godwin. Abbiamo una rare candy, no? Vai. Sei molto bello questo. Bisogna delle mosse, ma lui di per sé è molto carino. Biker Jimmy! Biker Jimmy! Grande, non mi va più il joystick. Ora va. La fine del mondo! Rage. Intu, truant. Wow. Niente ragazzi, il joystick non si riesce più ad avere un controllo della situazione. Bene. Il roll è nostro. Giù. High jump kick. Sì, non è una coverage. Ok, GG. Prima di Petra, quante ce ne so? Una. Una mossa prima di Petra e non ho coverage su praticamente nulla. Va bene. Però ho Rage che può setappare. E vai. Yeah. Con Rage possiamo setappare l'attacco fisico, anche se il gioco non lo sa. Livello 12. Ah, era skin, Twin Needle. Bene. Forza, 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 forza. Vai, è momento di perdere davanti a Petra. Se ti va bene. Perché non ho fatto Twin Needle? Tutto questo perché non ho fatto Twin Needle. Wow. Ah giusto, ho zero cure perché... perché mio fratello Executor si è avvelenato, giusto. Vai. Kadubra. Distrutto da Twin Needle. Ninjask. Distrutto io. Perfetto.
Rage setup, porco dio, che forte che sono. Con il setup di Rage ho vinto. Con il setup di Rage. Il crit forse non era fondamentale, eh. Ho killato con il crit del primo Twin Idol, quindi full restore. Con il setup di Rage. Anno del Signore 2000. Più difesa, manco mi stare scapper. Cioè, guarda che poco mi sono trovato contro. Cioè, guarda che difesa c'è questo. Hai jump kick super efficace, attacco fisico alto, questo debole. Buona parola. Che ore sono? Ah, ma tra poco dobbiamo andare a vedere il video. Cioè, io non sarò in Premiere, però. Centro. Ipno. Jolteon, Milotic. Bello, il peggiore, peccato. Porca madonna. È bello, però. Notato adesso che abbiamo 18 HP, ragazzi. Mi sono lasciato il lavacuchi e non ho una gran giocata. Ah, prova la par. Bene. Va bene. Destra. Bene. Oh, qui la play assemblage, cioè Grass Whistle, Sweet Kiss. Ciao! Ciao, dissi! Al sovrano di corte. Centro. Granbull. Presidente della Repubblica, buongiorno. Datemi i corazzieri, per favore. Una merda. Spiccalen, grazie per la tier 1. Destra, tranquillo che adesso ci arriviamo. Questo è... Non sarebbe neanche brutto sulla carta se avesse delle stats. Prossimo è destra. Grazie mille per l'abbonamento. Ricordo, ragazzi, gruppo Discord per gli abbonati, eh. Entrateci, fateci l'amore. Basta contattare un mod. Oddio. Oddio. Ok. Bene. Ora destra, come è stato decretato. Ah, vai. Destra, come è stato decretato dall'abbonamento. Destra. Chansey. Vai, aumentiamo l'amicizia di sto coso, poi speriamo di fare l'out. Il problema è che se dobbiamo staccare per il video tra 12 minuti, quindi se ce la fa, bravo, altrimenti stoppiamo. E gli tiriamo sull'amicizia alla prossima live. Allora, è una merda, però ovviamente si evolve. E si può evolvere in un normalone con Hyper Fang, Stab, Ice Punch e Super Power.
Ora, Superpower non lo voleva nemmeno mia madre. Però. Eleonora, grazie per la tier 1. Ricordo il gruppo Discord al solito, raga. Non conviene provare prima arrivare? No. No, è una scelta abbastanza stupida fare prima rivale, cioè sarebbe pigrizia, ribadisco. Perché se superi il rivale, il Pokémon è una merda, si evolve in una merda, lo switch. Poi è chiaro, c'è la possibilità che fai tutta questa roba qua. Tu magari fai tutta questa roba qua e poi dopo perdi il rivale, hai perso tempo. Però se non volevo perdere tempo non iniziavo la Kaizo Ironmon, o come minimo non la proseguivo. So that's it. Vi ricordo di iscrivervi al canale nel mentre, ragazzi. Se volete supportare il progetto con gli abbonamenti potete farlo. Se volete ci sono anche le super chat per mandare messaggi evidenziati in chat, farmi scegliere dove andare, destra, sinistra, centro. Ma soprattutto, cosa che è veramente importante, per supportare il canale. Non so contro quale Pokémon sono, raga. Non me lo ricordo. Ma lo fai a prescindere. Magari lui ha Focus Punch come unica mossa da tira e tu lo hitti sempre. Ovviamente Blind gli andiamo a tirare a Hyper Fang, che è una 120 e non droppa come Superpower, rischiandoci ovviamente il 90-10% di miss. Sidra. Allora non c'è niente che... Non ci sono segnali preoccupanti sulla carta. Hyper Fang hitta. Devi sperare che sia un coglione. Ai ai ai. Dai, forza. Comunque niente, oggi non siamo riusciti a setappare una run, perché post Rudy si setappano le run. Tra ieri sera con la pill e oggi devo dire 24 ore di fuoco. Spero che non sia un altro periodo di 2 settimane come il precedente, perché altrimenti è un casino. Tra l'altro ho fame. Vi lascerò alla premiere prima di registrare delle robe. Penso che andrò a cenare un po' presto. Grazie di schermo più nelle lotte. Sì, va bene Alberto, tranquillo. Non sono d'accordo. Secondo me non avete gli occhi per valutare le cose. Però ok, ci sta. Però non sono d'accordo. E rischiare un po' di più delle lotte. Boh, vabbè, no, non mi accanisco. Devo imparare a tirare dritto. Come faccio a capire quando si può avere con l'amicizia? La scritta FRND dovrebbe diventare verde. Io che trasto i Pokémon qua... No, ma perché sto rispondendo? Stare zitto. Devo imparare a stare zitto. Devo imparare a stare zitto. Devo imparare a tacere. Sì, Eleonora, per Discord devi mandare la richiesta d'amicizia. È un po' stupida questa cosa di Discord. Però sì, bisogna mandare la richiesta d'amicizia prima per iscrivere. Ho pensato una cosa, ora tu hai Minluk. Se ti capita Perish, metti Minluk e switch con un HM Slave, vuoi fregarlo? No, mai. Mai. No, non puoi farlo.
Dai, Chan, sei prima delle 19, che qua dobbiamo staccare, eh. Non è che abbiamo tutto il tempo del mondo, fratello. Perché niente gruppo Telegram? In che senso? Perché non uso Telegram. E se intendi no gruppo Telegram per gli abbonati, semplicemente abbiamo scelto Discord. È stata una scelta. Uso molto di più Discord che Telegram, quindi. Cioè, c'è un canale Telegram, ma è semplicemente per le news, è un'altra cosa. Filosofia si studia bioetica? Minchia! Ci ho preso un bel 30 lode di bioetica, è la mia branca. È una delle mie branche preferite. A Bologna se ci sono corsi di bioetica, la mia professoressa era tanta roba. E gli esami che ho dato sono super interessanti, quindi sì, non so se in tutte le università, dove l'ho fatta io sì. E mi sono pigliato il mio 30 lode golosissimo. Sei sicuro LC che sia un'area maggiore per i passi? Sono mica convinto. Non so se si vede che sto insistendo molto sul comando. Devo giù verso la città. Ho capito, frate, ma così faccio dei passi anche fuori. Cioè, boh, non lo so. No, non sono d'accordo. E no, raga, sono laureato alla triennale, però non ho fatto la magistrale. In teoria sono iscritto, ma non riesco a starci dietro. Prima o poi la vorrei fare. Cioè, prima o poi vorrei rimettermici sotto, però insomma, per il momento non riesco. Non so se vedete i ritmi che ho di stream e dietro c'è tutto il resto, ovviamente. 18 e 5. Oh là. Vai. Andiamo a schiantare. Questo sarà comunque vado l'ultimo atto della live. Ah. Ah. Ok. Dai, ti prego. Per favore. Sidra, sei un coglione. Sidra, sei un coglione. Sidra, sei un coglione. Cioè, manco dici, magari riesci a farlo tentennare. Priority tipo lotta, una mossa ce n'era che era la peggiore. Dai, vediamo cosa diventava e poi stacchiamo. M'ammazzo. Guardiamo le stats.
Vabbè, non supera qui, ok. Questa era delle ottime stats. Regà, ci vediamo stasera su Emerald Kaizo Hardcore Nuzlocke su YouTube. Su Twitch, scusatemi. Io vado a magna, vi lascio al video. E ho un po' di cose da fare, quindi non starò in Premiere con voi. Passo giusto per un saluto rapido rapido. E niente, oggi male male. Così come ieri male male, però è un male male che ci accompagna da un po'. E speriamo domani alle 15 alla PIL di riuscire nelle ultime 25 run a tirare fuori qualcosa. Dai, vi saluto che parte il video di là. Bacione e a stasera. Ciao a tutti e ci vediamo di là in Premiere.